Buongiorno a tutti e buon sabato, benvenuti a questa nuova puntata di Sveglia Trieste. Oggi avremo ospite in studio un esponente di Italia Viva, Dejan Tic, quindi se vorrete dialogare con lui potrete farlo chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail al nostro consueto indirizzo. Andiamo a vedere subito le prime pagine dei quotidiani, quello che dicono appunto i quotidiani oggi in edicola, a cominciare dal piccolo, come facciamo di consueto. Allora andiamo a vedere che tornano ancora in primo piano, già come ieri, le case di riposo, la situazione nelle case di riposo stretta sugli addetti e la scuola riparte tra mille dubbi. Il focolaio a Trieste, la regione ordina controlli e tamponi. Prof. Bidelli, 54 positivi su 9.000 test. Questi risultati. In Friuli Venezia Giulia 34 nuovi infetti nelle ultime 24 ore, qui si dà il bollettino giornaliero, altro studente contagiato a Cervignano, stavolta all'Einstein. Ancora, sempre sulla prima pagina del Piccolo, si parla della crisi della Colombin, l'azienda dei tappi di sughero. Si dimette Loi, ma c'è un piano di salvataggio e ne parleremo nel corso delle nostre dirette straordinarie nella giornata di oggi. Ancora, tornando alla situazione del coronavirus, a Trieste un po' in aula, un po' no, al liceo Petrarca subito i turni alternati e poi finalmente lezioni live con Mirko che chiede a che serve il latino. Rieccomi a fare lezione a Mirko, l'unico alunno della sua classe a cui abbiamo assegnato il corso di recupero di latino. Lezione dopo lezione viene fuori che durante l'estate non è che abbia fatto granché. Insomma, questa è la testimonianza. Chiude la casa dei dinosauri abbandonati dalle istituzioni al villaggio del pescatore. Chiude il sito paleontologico del villaggio del pescatore. Da domani niente più visite guidate. Poi a Trieste svolta in centro storico, sottotetti abitabili e terrazze a vasca, quindi vecchie soffitte che diventano abitabili, tetti trasformati in spazi fruibili dai condomini, nuove corti con posteggi in cambio di un po' di verde fuori, via libera alla realizzazione di terrazze a vasca. Sono interventi consentiti dal nuovo piano particolareggiato per il centro storico di Trieste che detterà legge per i 1621 edifici dell'area compresa tra Borgo Teresiano, Borgo Giuseppino, parte del Borgo Franceschino, Colle San Giusto, Viale 20 Settembre e Barriera. Allora, andiamo a vedere poi anche una raccolta di racconti, Giuseppe Olongo, le macchine che pensano al posto nostro. L'articolo di Paolo Marcolin oggi sul Piccolo. Andiamo a vedere ancora la prima pagina del Messaggero Veneto. Eccola qui, scuola, solo il 48% si è sottoposto al test sierologico. Il Messaggero sceglie di puntare i riflettori sulla ripartenza della scuola. La lotta ai contagi in Friuli Venezia Giulia non sfonda la campagna di prevenzione su prof e personale non docente. Sul risultato ha pesato anche la scarsa adesione dei medici di base. L'intervista all'assessore Rosolen, si torna in classe e ce la faremo, è un dovere verso i nostri figli. Poi il ministro chiede che il Friuli adotti un orso del Trentino, la curiosa storia. Poi ancora in centro a Udine sprizza minorenni, ora il barista rischia una maxi multa. E poi in centro pagina, ecco finalmente Mercato Vecchio, ci siamo, traguardo raggiunto, il cantiere di Mercato Vecchio smantella, lavori finiti, pietra piacentina sistemata, le strade che poi e soprattutto una piazza allungata ha ritrovato per intero il suo vero fascino, si parla del centro di Udine. Poi ancora, persi 7.000 posti dal turismo alla ristorazione, la crisi colpisce di più le donne. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera, strappo di Giorgetti sul referendum, voto no, i fondi e il partito, l'inchiesta che agita la Lega. Si parla di politica, allora andiamo ancora a vedere, scusate, zoomiamo la prima pagina del Corriere, appunto dicevo si parla di politica e anche dell'inchiesta che agita appunto la Lega. Allora scusate, abbiamo qualche piccolo problema con la prima pagina del Corriere, ecco qui.
Allora, in un interrogatorio la cui veridicità delle affermazioni è tutta da valutare da parte di chi indaga, si mettono in relazione gli affari dei commercialisti arrestati ai fondi da utilizzare per la campagna elettorale della Lega. L'inchiesta di Milano agita il carroccio e a complicare il momento è arrivato ieri lo strappo dell'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, che ha annunciato il suo no al referendum sul taglio dei parlamentari. Il ritorno del fuoco amico e il commento di Paolo Mieli sul Corriere. Poi ancora scuola, il rebus dei certificati. I presidi chiedono garanzie sul rientro degli studenti malati. In Italia 2.280 focolai. Israele richiude. Mattarella firma il decreto semplificazioni, ma con una nota di rilievi al governo. Poi ancora, lavoro, una crisi selettiva colpisce i precari e gli autonomi. Sul versante del mercato del lavoro, i mesi che abbiamo appena trascorso vanno catalogati come la stagione della disoccupazione selettiva, vuol dire che il peso del Covid si è scaricato su due segmenti deboli del mercato, i lavoratori a termine e quelli autonomi. Poi ancora Colleferro, Willy colpito più volte, volevano uccidere, il reato di omicidio volontario. Conte oggi ai funerali del povero ragazzo ucciso appunto dal branco a Colleferro. Ora per favore non minimizziamo il commento di Carlo Verdelli sul Corriere. Ancora la prima pagina della Repubblica, eccola qui, Lega nell'inchiesta, spunta il nome di Salvini. Gli investigatori, dopo le perquisizioni, il commercialista indagato andò a Roma per incontrarlo. Le intercettazioni, faremo altre 1.000 operazioni. Il leader, sono tranquillissimo, sono onesti. Svolta di Giorgetti, voto no al referendum. Un po' gli stessi titoli che abbiamo visto sul Corriere. Sul vaccino, l'Unione Europea è molto avanti, non esclusi nuovi lockdown. Parla la commissaria europea Maria Gabriel. Poi l'analisi, il tabù violato della linea. Leadership e ancora il racconto, la caccia al tesoro di tre procure. Si parla anche di lavoro, anche qui l'effetto pandemia, lavoro cancellati 840.000 posti, a pagare sono giovani e donne. Allora, ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con la rassegna stampa e anche le previsioni del tempo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, diamo subito uno sguardo alla pagina del tempo con il sito dell'OSMER ARPA regionale per questo sabato e per questo fine settimana. La situazione generale parla di una situazione sulla regione, tende ad affermarsi un anticiclone con una massa d'aria calda e secca, nel contempo nei bassi strati affluiscono moderate correnti da nord-est. Per oggi, sabato 12 settembre, cielo in genere sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti. Sulla costa soffierà bora moderata, temperature estive. Dal pomeriggio sui monti non si esclude qualche breve pioggia verso il Cadore e Comelico. Poi per la giornata di domani, domenica 13, cielo in genere sereno su tutta la regione con borino, bora moderata sulla costa e temperature ancora estive. Quindi è un po' un ultimo scorcio di estate. Allora, andiamo a vedere le pagine interne dei quotidiani, cominciamo con la situazione della scuola, se ne occupano un po' tutti i quotidiani, questa mattina andiamo sul Corriere.
Scuola lite per il test della febbre ed è caos sui certificati medici. Si alzano i toni sulla misurazione della febbre agli studenti. Dopo che il presidente della regione Piemonte, Cirio, ha emanato un'ordinanza che impone di prendere la temperatura a scuola, una decisione che pure l'ufficio scolastico regionale ha definito tardiva e impropria, la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina interviene. Ne abbiamo parlato, potrebbe essere impugnata l'ordinanza, ha detto durante la sua visita a Biella, ricordando che a fine giugno abbiamo approvato le linee guida insieme a tutte le regioni, Piemonte compreso, e che il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, ha detto chiaramente che la misurazione della temperatura va fatta a casa anche per evitare studenti già contagiati sugli autobus. Ribadisce che la sua non è una provocazione, ma tutela. Abbiamo chiesto che ogni giorno le famiglie certifichino di avere misurato la febbre ai bambini e raccomandato alle scuole di misurarla loro se possono e di farlo comunque se manca la certificazione. Ma l'autocertificazione dei genitori su informazioni mediche potrà valere? È lo stesso dubbio che sorge sui certificati da portare a scuola in caso di malattia. Non c'è più alcun obbligo di esibirli per un'assenza lunga, ma ora potrebbero tornare a essere fondamentali. Nel caso del Covid è più facile, sarà l'esecuzione del tampone, il risultato del test negativo ripetuto a fare da prova della guarigione, spiega Paolo D'Ancona, scusate, epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità. E negli altri casi, se uno studente si assenta e la scuola non sa il perché, potrebbe avere anche il virus, ma se nessun medico lo ha visitato, saremmo di fronte a una riammissione non ottimale, dice il presidente dell'associazione presidi Antonello Giannelli. Bisognerebbe reintrodurre un obbligo di certificazione al rientro almeno dopo i 3 giorni. Ma i ritardi complessivi di tutta la gestione, come li chiama Francesco Sinopoli della CGIL, non si fermano qui, insomma ce ne sono ancora. Il messaggio TV di Conte è un caso e lui ci ripensa. Era previsto un discorso a domenica in l'opposizione neanche in Corea del Nord, quindi ci ripensa. Poi oggi è il tempo delle donne, la ministra in diretta streaming, le vostre domande sul Corriere.it, quindi si sta preparando l'avvio dell'anno scolastico anche nella nostra regione. Sul Messaggero Veneto troviamo un'intervista all'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen che dice: la scuola del Friuli Venezia Giulia ce la farà, lo dobbiamo alla crescita di un'intera generazione. Rosolen parla a una manciata di giorni dell'inizio delle lezioni nella maggior parte degli istituti. Si parte nell'incertezza, ma i benefici del ritorno in aula sono superiori a qualsiasi rischio. Queste le sue parole. Ma allora andiamo anche a vedere il nostro servizio su quello che ha detto ieri l'assessore comunale all'istruzione Angela Brandi al nostro Marco Stabile per quanto riguarda il ritorno, in particolare alle scuole materne. Lunedì 14 settembre, via alle lezioni negli asili comunali di Trieste. Per quelli statali, come per tutte le altre scuole in Friuli Venezia Giulia, bisognerà attendere mercoledì 16. Quali novità su organizzazione e corpo insegnanti? Siamo pronti, abbiamo approntato tutto, abbiamo provveduto anche all'assunzione di ulteriore personale educativo, quindi ci saranno degli insegnanti in più, almeno uno per ogni struttura, cioè per ogni scuola dell'infanzia, quindi saranno 30 complessivamente in più. Dunque, la chiarificazione attesa da molte mamme triestine, grembiule sì o grembiule no? Grembiule sì, certamente. È previsto dal regolamento ed è una cosa per noi necessaria, ma non così necessaria da non consentire a chi in tempo non riesce a sostituirlo perché magari non è pronto, perché non l'ha lavato, perché non ne ha un altro. Insomma, saremo diciamo un po' flessibili. In caso di sospette positività al Covid, ovvero sintomi come tosse, laringite, raffreddore, oltre ovviamente alla febbre, scatterà la procedura sulla base delle linee guida nazionali che, è facile intuire, potrebbero creare grossi problemi alle famiglie. Ed è una gestione assolutamente terribile per quanto riguarda l'organizzazione,
che secondo me metterà a rischio spesso la frequenza di alcuni bambini, perché è chiaro che i bambini durante l'inverno hanno il raffreddore, hanno un po' di influenza, hanno un po' di vomito. Questi sono tutti sintomi che, secondo le linee guida, sono riconducibili al Covid. Dunque, operativamente, come si agirà di fronte a un caso sospetto? Un insegnante deve segnalare questa situazione, deve isolare il bambino in un'aula predisposta per questo, deve chiamare la famiglia. La famiglia deve portare a casa il bambino, chiamare il medico di base, che valuterà se effettivamente potrebbe essere una causa riconducibile al Covid. Nel qual caso prescrive il tampone che viene fatto dal Dipartimento di Prevenzione. Infine, il tema della quarantena. In caso di positività del tampone, chi ci andrà? L'intera classe, tutti i contatti familiari e il resto della scuola? Questo lo stabilirà il Dipartimento di Prevenzione, che farà un tracciamento rispetto ai contatti che si sono avuti col bambino nelle ultime 48 ore, e quindi in base al tracciamento che viene fatto all'interno della scuola il Dipartimento di Prevenzione stabilirà se è il caso o meno di mettere in quarantena qualcuno e chi. Queste le parole appunto dell'assessore Angela Brandi e i chiarimenti proprio sulla ripartenza per quanto riguarda i bambini più piccoli, esclusi naturalmente quelli che hanno già cominciato invece l'asilo nido. Allora, insegnanti e personale ATA, torniamo appunto a parlare di scuola ancora sul Messaggero Veneto, uno su due non ha fatto il test, gli esami sierologici fermi al 48% del totale nonostante il boom di Pordenone, pesa anche la bassa adesione dei medici di base, solo 166 raccolgono l'invito. Quindi questi sono i dati per quanto riguarda i test sierologici sul personale della scuola, lo screening in regione. Un autentico flop con dati probabilmente anche peggiori del temuto. Se infatti a inizio monitoraggio, scrive Mattia Pertoldi sul Messaggero, parliamo dell'ultima settimana di agosto, si temeva che un terzo degli insegnanti del personale scolastico non docente non avrebbe aderito allo screening attraverso il test sierologici anticoronavirus su base volontaria, a consultivo i numeri sono ancora più neri. Li abbiamo visti appunto, uno su due, circa la metà insomma, non ha fatto il test, non ha aderito a questo screening. Torniamo a parlare sempre dei contagi. In Italia sono attivi 2.280 focolai, riporta il Corriere della Sera, contagi in crescita da 6 settimane. Ieri oltre 1.600 nuovi casi, salgono l'indice RT e ricoveri in terapia intensiva. In Sardegna obbligo di mascherine all'aperto e test per chi arriva. Quindi superata la soglia dei 1.600 contagi in un solo giorno, 1.616, con quasi 99.000 tamponi e 10 morti in 24 ore. A 6 mesi dallo scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 continuano a salire i casi di contagio da coronavirus in Italia per la 6ª settimana consecutiva, con 2.280 focolai attivi, 691 in più rispetto a una settimana fa. Il monitoraggio settimanale realizzato dal Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità conferma un lento e progressivo peggioramento dell'epidemia, con una trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale. Il virus oggi circola in tutto il paese. Questa è la notizia. L'età media si abbassa sempre intorno ai 35 anni, quella delle persone che risultano in questo periodo contagiate. Il confronto dell'Unione Europea, a livello europeo si discute l'ipotesi di ridurre i tempi della quarantena. Andiamo a vedere, si parla quindi di nuovi focolai, abbiamo visto 2.280 focolai in Italia, uno di questi è quello di Trieste, lo vediamo sul piccolo, allarme contagio nelle case di riposo, rafforzati controlli sul personale, guardia alzata dopo i 9 casi all'hotel Fernetti, verifiche sanitarie ogni 2 settimane, appelli alla serietà fuori dal lavoro. I
protocolli anticontagio ci sono già, assicurano i responsabili delle strutture di accoglienza anziani, ma i nuovi casi di contagio all'Hotel Fernetti impongono di alzare ulteriormente la guardia sul monitoraggio del personale che entra e esce quotidianamente da quegli edifici, perché come già nella prima fase della pandemia rischiano di essere il principale veicolo del coronavirus, oltre che naturalmente ammalarsi, avere problemi loro stessi. Allora, noi ieri abbiamo intervistato il direttore appunto dell'Hotel Fernetti, dove si sono verificati questi 9 nuovi casi. Se vediamo il servizio del nostro Gianluca Paladini. Le persone mi chiamano in continuazione, cerco di fare tutto quello che posso perché oggi il mio tempo è prezioso e devo dedicarlo prima ai miei ospiti e al mio personale, però sì, ho sentito tutti e cerco di dare comunicazione. La situazione, tranquillizzo tutti, è veramente più che sotto controllo. I nostri anziani stanno tutti bene, non abbiamo un caso di febbre, nessuno sta male. Massima allerta all'Hotel Fernetti dopo che un'operatrice e 8 ospiti sono rimasti contagiati dal virus. Dopo il primo giro di tamponi è già iniziato il secondo e si andrà avanti così, in concerto con l'azienda sanitaria, facendo tamponi ogni 2 giorni a tutti gli ospiti della struttura per monitorare l'andamento nel modo più accorto e preciso possibile. La prima ondata di coronavirus nella stessa struttura aveva già contagiato 40 persone e causato anche diverse vittime. Le persone contagiate, come detto dal direttore dell'Hotel Fernetti, sono tutte asintomatiche. Noi misuriamo la temperatura giornalmente a tutti i nostri operatori, abbiamo un termoscanner all'interno e quindi la situazione era più che sotto controllo. Lei non aveva sintomi, era assolutamente asintomatica. È stata una combinazione che ho saputo questo. Dopo aver scoperto che un'operatrice ha contratto il virus in ambito familiare a causa, pare, di un parente stretto di ritorno dai Balcani, è ricominciata tutta quella trafila già sperimentata al tempo della prima ondata di Covid nella struttura per rendere l'Hotel Fernetti Covid free. Il tutto dopo aver trasferito gli ospiti. Immediatamente abbiamo fatto i tamponi a tutti i nostri operatori e a tutti i nostri ospiti. Purtroppo 9 persone sono risultate di nuovo positive, seppur asintomatiche, grazie a Dio, stanno tutti bene, nessuno aveva la febbre e sono stati trasferiti immediatamente all'RSA San Giusto, come si è già letto. Ora dentro la casa di riposo ci sono infermieri, operatori, addetti alle sanificazioni che entrano ed escono senza sosta per ottemperare rapidamente i protocolli previsti. Abbiamo gli infermieri in struttura. E proprio adesso, in questo momento, noi abbiamo fatto i primi tamponi l'altro ieri, già oggi, da comune accordo con l'azienda sanitaria, stiamo rifacendo i tamponi a tutti, operatori e anziani. Questa è la situazione appunto in questa casa di riposo e poi anche stiamo monitorando anche quella delle altre naturalmente. C'è anche la notizia da Monfalcone, nella casa di riposo, nella casa albergo del comune, lunedì a Monfalcone tamponi per i 140 anziani e gli operatori, l'ha annunciato il sindaco Cisinti. Nella struttura finora nessuna infezione, ma le visite dei parenti restano contingentate. Allora andiamo ancora a vedere, torniamo sempre sul piccolo e parliamo anche dei contagi oltre confine. È record di contagi in Slovenia, in arrivo nuove misure ai confini di Stato. Il governo sta monitorando con attenzione la situazione nelle regioni limitrofe. Nuovo focolaio a Kamnik, Maribor è ormai zona rossa. La situazione in Slovenia si sta aggravando nelle ultime 24 ore, infatti nuovi contagi da Covid-19 sono stati 108, il record per il paese da quando è esplosa la pandemia. E Lubiana cerca di tenere duro, di mettere in campo tutte le forze disponibili, soprattutto l'esperienza acquisita nella prima fase dell'epidemia. I casi sono distribuiti uniformemente in tutto il paese, si stanno ancora diffondendo nelle scuole. Vi è la conferma di un nuovo focolaio a Kamnik e stiamo anche notando la crescita del numero di persone infette nelle proprie abitazioni. Questa è la situazione. Poi ancora.
In Croazia disco aperte, un no a divieti assurdi. La protesta oggi e domani. Dopo la protesta dei ristoratori istriani che ieri hanno chiuso i loro locali per un'ora, oggi e domani toccherà alle discoteche e ai night club croati. Ancora una volta si manifesta contro le misure prese dal governo per contrastare la pandemia, in questo caso contro la decisione presa quasi un mese fa di chiudere tutti i locali notturni a mezzanotte. Per protesta, oggi e domani le discoteche apriranno alle 19, rimanendo aperte fino alle 24, un gesto simbolico ma che serve a mandare un messaggio: non siamo noi a diffondere il virus. Questa è la posizione appunto di chi opera in questo settore economico. Anche Montenegro, sempre più infetti dopo cortei e raduni di massa, manifestazioni a favore della Chiesa ortodossa. La Serbia sta valutando misure restrittive per chi rientra dalle coste adriatiche, quindi c'è un po' questa sorta di rimpallo tra una costa e l'altra del mare. Per quanto riguarda i contagi. Andiamo ancora avanti a vedere il Messaggero Veneto. Catastrofe lavoro, questa è una notizia di carattere nazionale che poi viene approfondita anche per quanto riguarda la nostra regione. In tre mesi bruciati 800.000 posti. I giovani pagano i conti del Covid, il 60% senza occupazione. Il turismo in crisi fa crollare i contratti a tempo determinato. Gli aggettivi si sprecano, i commercianti parlano di catastrofe, la CGIL evoca la mannaia della pandemia che si è abbattuta sui più deboli. Fatto sta che il Covid presenta il primo conto ed è un vero disastro, soprattutto per i giovani e i lavoratori autonomi. Sono stati persi ben 841.000 posti di lavoro in Italia e per quasi la metà si trattava di under 35, quindi di persone più giovani. Allora, vediamo pronto il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Allora, vediamo chi c'è in collegamento telefonico con noi per parlarci della situazione del traffico. Buongiorno. Sì, l'ispettore Schillani, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno a lei, ispettore Schillani. Allora, qual è la situazione e quali sono le segnalazioni per oggi? Allora, notte trascorsa tranquilla, sono interventi di routine, adesso la situazione è tranquilla. Nonostante il vento in atto non abbiamo nulla di preoccupante, il traffico è praticamente assente, quello che vedo nel monitor la città è praticamente deserta, visto anche l'ora e la giornata prefestiva. Il traffico andrà via via aumentando col passare delle ore naturalmente, ma non prevediamo particolari intralci o cose altre. Per quanto riguarda le manifestazioni previste per oggi, ne ho una sola, questo pomeriggio alle 18.45 ci sarà una processione eucaristica, alle 18.45 partirà da via Torbandena, dalla Chiesa del Rosario, percorrerà la via Teatro Romano, San Spiridione, San Nicolò, Cassa di Risparmio, Piazza della Borsa, Piazza Unità d'Italia, per poi rientrare verso la Chiesa del Rosario. Saremo sul posto per la viabilità. Sono previste 50 di partecipanti, non dovrebbe creare gravi intralci, naturalmente. Bene. Saremo sul posto. Certo. E inoltre voglio ricordare che arriverà domani la nave da crociera, quindi questo pomeriggio dalle ore 12 dovremo interdire il parcheggio nelle rive esterne, sono già stati posizionati i segnali chiusi, i parcometri, quindi fare attenzione ai veicoli eventualmente parcheggiati, che dalle ore 12 di questo pomeriggio dovremo appunto, oltre che interdire, fare anche gli sgomberi e rendere disponibile lo spazio appunto per le operazioni della nave. Ecco, questi Benissimo, sono gli avvisi per oggi, domani. Grazie anche per questi, appunto, per queste precisazioni, poi eventualmente ci sentiremo anche domani mattina per gli ultimi aggiornamenti della situazione di domani. Comunque grazie per l'anticipazione. Grazie e buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a lei e a tutti gli spettatori. Grazie. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. A fra poco.
Bentornati in diretta Sveglia Trieste. Allora proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Andiamo a vedere un po' quello che succede nel resto del mondo, sempre per quanto riguarda i contagi da coronavirus. Israele è il primo paese al mondo a tornare al blocco totale per le feste, superati 4.000 casi al giorno per 48 ore di fila e il numero più alto per milione di abitanti. L'opposizione attacca Bibi. Riuniti a cena in famiglia per celebrare Rosh Hashanah, il capodanno ebraico. Il prossimo fine settimana avrebbe dovuto essere una festa per gli israeliani, invece a tavola si ritroveranno seduti in pochi. Chi fa parte del nucleo ristretto dei parenti da venerdì diventerà il primo paese al mondo a imporre una seconda chiusura totale per cercare di rallentare l'economia, quindi si riparla di lockdown, di chiusura totale in Israele. La Francia peggiora ma non richiude, il discorso del Premier, le attese sono andate in parte deluse, nessun nuovo provvedimento concreto di rilievo se non quello previsto da tempo di un dimezzamento dei giorni di quarantena che passano da 14 a 7, ovvero il periodo durante il quale esiste un vero rischio di contagio, ha detto il Premier. Negli ultimi giorni i casi di contagio sono aumentati in modo esponenziale in Francia. Questo è quello che succede nel mondo. Poi invece andiamo a vedere la politica italiana, si parla appunto di questa inchiesta sui contabili della Lega, il giallo dei fondi per le elezioni 2018, l'ipotesi in un interrogatorio, ma non c'è traccia di passaggi di soldi tra indagati e partito. Questo è quello che scrive appunto oggi il Corriere. E andiamo a vedere anche Repubblica, Salvini e il contabile, quella cena romana che spaventa la Lega. Nelle carte dell'inchiesta Film Commission, l'incontro di uno dei tre commercialisti con il leader, le intercettazioni attraverso un Trojan, faremo altre 1.000 operazioni. E fine maggio, quando ai piani più alti della Lega scatta l'allarme rosso, intorno al tavolo di un ristorante romano siedono Andrea Manzoni, uno dei commercialisti leghisti finito ai domiciliari 2 giorni fa, e gli uomini più importanti del partito. Ci sono i senatori Roberto Calderoli, anche lui di Bergamo, e Stefano Borghesi, commercialista come Manzoni, ma anche socio di lui e di Alberto Di Rubbia, l'ex presidente della Lombardia Film Commission, arrestato 2 giorni fa, ma soprattutto c'è lui, il segretario della Lega Matteo Salvini. Gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza non possono sapere di che cosa si è discusso in quella cena tra il 26 e il 27 maggio scorso, ma in un'annotazione agli atti dell'inchiesta sulla compravendita dell'immobile di Cormano registrano la preoccupazione tra gli indagati nei giorni precedenti alla cena. A inquietare i professionisti c'è la lettera di contestazione al direttore dell'agenzia UBI di Seriate, Marco Ghilardi, storico amico di Di Rubba. Inviata dai vertici dell'Istituto di Credito, un provvedimento che precederà il licenziamento dopo la scoperta di una serie di operazioni sospette eseguite da due commercialisti che il funzionario non avrebbe segnalato a Banca Italia, uno scenario che rischia di mettere in crisi l'intero sistema di finanziamento leghista di cui devono essere informati i vertici del partito fino a Salvini. Per il GIP è provato l'accordo collusivo tra gli indagati, rischio di altri delitti. Questa è la situazione appunto per quanto riguarda queste inchieste. Le strade dei fondi neri portano tutte a Bergamo, è un altro titolo, un altro approfondimento sempre sulla questione. Poi Salvini nervoso e contestato in piazza, su due degli arrestati garantisco io, dice, sono onesti. Allora, queste le notizie appunto per quanto riguarda quello che abbiamo visto anche nelle prime pagine dei quotidiani, queste inchieste. Un'altra notizia che abbiamo visto in prima pagina è il colpo di Giorgetti alla linea del leader, al referendum un no convinto, il sì favore al governo, il numero due della Lega guida l'opposizione interna a Salvini, sfidato anche su MES e Unità Nazionale, il ruolo di Zai. Allora andiamo a vedere, ci pensava da qualche giorno, attendeva solo il momento giusto Giancarlo Giorgetti, quello in cui fare più male a Matteo Salvini, l'attimo è scoccato ieri nel pieno dello scandalo giudiziario che sta travolgendo i commercialisti della Lega.
dice appunto al referendum voterò no e lo farò convintamente. Queste le dichiarazioni, appunto, le sue dichiarazioni. Qua ancora vediamo appunto i consueti sì e no al referendum di cui si parla, di cui noi parliamo nei nostri telegiornali. Ichino dico sì, ma è una riforma piccola piccola. Bonino, proviamoci, non lasciamo l'Italia, sovranisti e populisti. Quindi queste le due opinioni diverse, le due indicazioni di voto diverse. Basta con i decreti omnibus, l'arrivo di Mattarella, l'avviso, scusate, di Mattarella al governo. Nel DL semplificazioni inserite norme che modificano il codice della strada. Quindi ho provveduto alla promulgazione, soprattutto in considerazione della rilevanza dei provvedimenti della difficile congiuntura economica e sociale. Sergio Mattarella licenzia con questa precisazione il decreto legge semplificazioni. È un rilievo severo, esposto in una lettera al Premier Conte e al Presidente di Camera e Senato. Il vaglio del Quirinale è passato per il rotto della cuffia. A indispettire il capo dello Stato il fatto che all'interno del DL Semplificazioni, un provvedimento varato per snellire la burocrazia, sia stata inserita la modifica di 15 articoli del codice della strada, una materia del tutto incongrua. È stata un'iniziativa presa dal Movimento 5 Stelle. Lo aveva denunciato il 7 settembre Roberto Rosso di Forza Italia della Commissione Trasporti alla Camera. Quindi questa è la questione. Politica. Torniamo invece sulle notizie di Trieste, andiamo a vedere le notizie della cronaca cittadina. L'abbiamo visto in prima pagina: sottotetti abitabili e terrazze a vasca, regole più flessibili in centro storico. Ok, in giunta il nuovo piano particolareggiato che consente più margini di modifica pur nel rispetto del contesto e dei vincoli. La delusione dei costruttori dopo lo stop alla nuova piscina, il polo sportivo previsto in Porto Vecchio. Quindi i progetti erano già pronti, redatti sulla base di un confronto articolato con la soprintendenza, alla luce anche di possibili nuovi vincoli diretti. Ora però si riparte da zero. Tra i 9 candidati in corsa per la realizzazione della nuova piscina terapeutica nell'area ex Ford del Porto Vecchio c'è delusione dopo la scelta del Comune di sospendere le consultazioni preliminari di mercato, un passo indietro obbligato secondo Palazzo Cheba dopo l'invio della comunicazione da parte della soprintendenza circa la volontà di mettere un vincolo diretto sui magazzini esistenti, ipotesi però nota ai progettisti, rimasti quindi interdetti di fronte allo stop deciso dal municipio. Quindi critiche dai partiti di minoranza che accusano il municipio di navigare a vista. Sicuramente se ne parlerà ancora molto di questo argomento, dell'argomento dello stop alla piscina terapeutica in Porto Vecchio. Così come si parla oggi molto della Colombin, la ditta appunto di tappi in sughero. L'amministratore unico lascia, ma spunta un piano per salvare l'attività. Le dimissioni di Loi comunicate in tribunale, denuncia contro il CDA, distrazione per 190.000 euro e fideiussione falsa. L'udienza sul fallimento chiesto dalla procura, il giudice si è riservato di decidere. Quindi questo è il colpo di scena nell'udienza di ieri mattina sul caso della Colombin. Allora, vediamo che c'è una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, Bruno qua. Buongiorno Bruno. Ecco, vorrei solo fare un discorso compiuto. Prego. In merito alla corruzione dei fondi neri, no? Sì. Il finanziamento occulto ai partiti. Noi bisogna considerare che la Costituzione italiana prevedeva per i parlamentari un lauto compenso, nel senso che il compenso gli era alto e bisognava dare ai deputati e ai senatori un compenso abbastanza grosso per impedire che praticamente i capi la mandola di nascosto, no? Per impedire la corruzione, anche nell'ottica che tutti quanti poteva partecipare, i cittadini di qualsiasi senso, anche operai, meccanici, al limite
anche disoccupati al partito, cioè alle elezioni. Quindi sì, era un compenso giusto per quei deputati e i senatori, in modo che sia incorruttibili. Ecco. Dopo la stessa Costituzione prevedeva lo statuto dei partiti, dove che bisognava pubblicare i bilanci, no? Le entrate, roba del genere, che non è mai stato attuato. Dopo a Milano, là, del Pio Albergo Tribuzio, veniva fuori quella corruzione con Craxi. E Di Pietro ha trovato di tutto e di più. Sì. Perché la politica, oltre che avere i soldi per i deputati e i senatori, e che aveva anche la partecipazione del contributo dello Stato ai partiti stessi in base ai voti che inciampava. Allora, però, era in voga, che tutti gli appalti che faceva il governo, roba del genere, era praticamente risaputo, prassi comune, che le tangenti, domandando a queste grandi istituzioni, no, multinazionali, eccetera, eccetera, andava in proporzione alla misura dei partiti, quindi un tanto alla Democrazia Cristiana, un tanto, senza contare il finanziamento pubblico che veniva al Partito Comunista da parte della Russia, no? Ecco, quindi questo era il concetto. Tanto è vero che Di Pietro ha messo sotto processo tutti i segretari dei partiti, no? Allora, dopo, in un'ottica di ricerca della verginità, si è gattata i fondi ai partiti, niente più finanziamento pubblico, si è fatto le fondazioni. Adesso è evidente che questi partiti qua, che fa campagna elettorale proprio Salvini, cioè, quanto costa Salvini nella campagna elettorale della Lega? E se a Bergamo, a Trapani, a quell'altro, se costi immensi per muovere l'uomo, no? Perché praticamente c'è per tutto, no? E c'è il dono della ubiquità. Quindi la corruzione è ancora ben fatta, cioè fatta roba del genere, eccetera. E quindi questo è il concetto di base, no? Perché non contenti i partiti di avere il finanziamento pubblico, i signori e di fatto tutti i segretari della DC, del PC, di quel precedentemente, erano tutti sotto accusa per miliardi. Tanto è vero che Craxi in Parlamento ha detto: sfido chiunque, qualsiasi partito, a dire che non ha ricevuto finanziamenti. Ce lo ricordiamo, Bruno, è vero. Esponenti del Partito Socialista voleva metterlo come condizione necessaria la tangente come parte integrante del rapporto economico. Quindi la tangente doveva diventare legittima. Chiaro Bruno, grazie per questo excursus, insomma, sull'attualità, ma proprio sulla questione alla radice, no? Proprio del finanziamento dei partiti e tutto il fenomeno a partire proprio dal periodo di Tangentopoli. Grazie al nostro telespettatore per questo suo contributo. Allora andiamo ancora a leggere qualche notizia. In attesa, fra poco avremo ospite in studio, ve lo ricordo, dei Antich di Italia Viva. Allora, i neonazisti sbarcano in Piazza della Borsa, Forza Nuova e il Veneto Fronte Skinhead aderiscono alla manifestazione anti-migranti indetta dal gruppo Facebook di Son Giusto. E poi comizio in centro città dell'area Bandelliana, mai più altri lockdown, questo è l'incontro pubblico invece di ieri. Poi ancora, sempre sul piccolo, si parla di un argomento all'attenzione in questo periodo di varie forze politiche. Allora, pasti ospedalieri di scarsa qualità, il caso arriva in consiglio regionale con una mozione del consigliere del Movimento 5 Stelle Andrea Ussai, appoggiata dai sindacati. Si torni ai cibi cucinati nelle strutture o in luoghi vicini. Questo è un problema, una nuova
nuova gara d'appalto per la preparazione dei pasti negli ospedali del Friuli Venezia Giulia e il superamento di modalità di servizio giudicate gravemente insufficienti dai laboratori dell'Università di Trieste, quanto chiedono i sindacati della sanità appoggiando la mozione del 5 Stelle presentata ieri dal consigliere regionale Andrea Ussai dopo la diffusione dei risultati degli esami sugli alimenti distribuiti tra Cattinara, Maggiore e Burlo, ma anche nei nosocomi friulani di Udine e Cividale. Anche noi abbiamo realizzato un servizio sulla questione delle mense negli ospedali e di questa iniziativa appunto del consigliere regionale che da sempre si occupa in modo particolare della questione della sanità, dei vari aspetti insomma della sanità, Andrea Ussai. Non so se è possibile riproporre il servizio. Nel frattempo andiamo ad approfondire ancora sempre sul piccolo. Un appalto che vive di rinnovi straordinari e dal 2011 si aspetta una gara vera e propria. Vediamo appunto è pronto credo il servizio appunto sulla questione delle mense negli ospedali. Allora rivediamolo. Un ritorno alle cucine interne, agli ospedali che si occupino direttamente della preparazione dei pasti o della somministrazione di pasti preparati lo stesso giorno vicino alle sedi ospedaliere. E quanto richiede il Movimento 5 Stelle in regione attraverso una mozione da presentare in consiglio, sia dopo alcune segnalazioni da cittadini o dipendenti ospedalieri, che dalla relazione parziale relativa agli alimenti campionati nell'ambito della struttura di Cattinara nei mesi di marzo e aprile nel 2018 dell'Università degli Studi di Trieste, da cui è emersa la perdita significativa delle componenti protettive nelle varie preparazioni degli alimenti, in particolare per quello del pesce, che hanno evidenziato evidenti problematiche. Sia i campioni refrigerati che quelli rigenerati, infatti, erano tutti caratterizzati da intenso odore sgradevole, riconducibile alla degradazione dei composti azotati con un incremento di istamina. L'università certifica che c'è un'importante perdita del valore nutrizionale del cibo, uno sviluppo di sostanze ossidanti e odore sgradevoli in alcune pietanze. Alla luce di questi esami certificati dall'università, noi chiediamo alla Giunta di proporre una filiera regionale per la ristorazione ospedaliera, per promuovere la qualità del cibo per i dipendenti e gli operatori, per mettere quindi maggiori controlli, ma anche sostenere l'economia locale. Perché stiamo parlando di bandi di diversi decine di milioni di euro e credo che sia importante per salvare la qualità ma anche il chilometro zero e quindi rilanciare l'economia della nostra regione. Un problema poi che si riconduce a una questione di costi, visto che l'adozione di un sistema rispetto a un altro si incontra anche con le spese da sostenere. Su questo aspetto la Fisascat CISL è ferma sulla salvaguardia dell'occupazione così come sulla qualità dell'offerta. Fermo restando che immagino e spero che la qualità del prodotto che viene servito alimentare resti di alta fascia, alla fine il costo viene rigettato su quello che è il costo del personale. Quindi non è pensabile che si faccia un ragionamento di idoneità di servizio compatibilmente con quello che è il risparmio del costo del personale. Noi siamo veramente esausti di dover parlare di questo tema e le persone, i lavoratori sono esausti di dover rimetterci dalle loro tasche per rendere compatibile rispetto ai bilanci della pubblica amministrazione un servizio. Quindi questa è la posizione appunto anche dei sindacati che appoggiano questa iniziativa per quanto riguarda in particolare in questo caso le mense negli ospedali, che abbiamo sentito non soltanto quelle degli ospedali triestini ma anche del vicino Friuli. Allora andiamo ancora a leggere qualche notizia prima di passare appunto all'arrivo del nostro ospite. Allora, nell'America in bilico la sfida per gli indecisi parte dall'11 settembre, si parla della situazione negli Stati Uniti, lo abbiamo sentito anche qualche giorno fa collegandoci in diretta con una nostra amica e collega che vive negli Stati Uniti, Elisa Miazzini, il nostro Umberto Bosazzi ha realizzato una lunga intervista. Allora, Trump e Biden al memoriale del volo 93 in Pennsylvania, stato determinante
per la Casa Bianca. Lavoro e virus sono i temi chiave. Quindi 4 anni fa la spuntò il presidente per un soffio dopo 20 anni di dominio Dem. Siamo in piena campagna elettorale, quindi per quanto riguarda gli Stati Uniti, qui vediamo appunto la solita cartina con gli stati indecisi, gli stati pro Biden e pro Trump, con i diversi colori. Poi sempre per quanto riguarda il mondo, gli inesistenti di Lesbo, senza timbro per la vita, qualcuno ci aiuti, tra i profughi del campo distrutto, una situazione terribile. Qui vediamo anche soltanto questa immagine abbastanza significativa di quello che deve essere l'inferno di quel campo profughi. Agitano documenti in cartelline di plastica nella speranza di poter uscire dal campo e avere casa. Dopo gli Emirati c'è anche il Bahrain, storico accordo di pace con Israele, il secondo paese del Golfo a stabilire relazioni diplomatiche con lo Stato ebraico, ancora sempre per quanto riguarda gli esteri. E poi il caso, l'Iran condanna a morte il lottatore della protesta, insorge il mondo dello sport. Sono innocente, appello di tutti gli organismi, interviene anche il presidente statunitense Trump. Drogate e poi stuprate, non chiamate il 113, ci rovinate la festa. 4 arresti a Pisticci per le 2 quindicenni inglesi. Il PM erano in 8, un'amica tenta di bloccare la denuncia. Le ragazze li pregavamo di fermarsi. Un altro brutto episodio, invece si torna a parlare di quello che accade in Italia. Ragazzi in carcere, sballo, risse, il mito dei soldi e una gang di sbandati. Torniamo invece alle notizie di Trieste o della sua provincia, della sua ex provincia. Allora, Casa dei Dinosauri, da domani stop alle visite. Il sito paleontologico del villaggio del pescatore, i gestori hanno deciso di chiudere a tempo indeterminato. Dalle istituzioni troppa incertezza, da luglio solo silenzi. Chiude quindi il sito paleontologico del villaggio del pescatore, da domani niente più visite guidate nell'area che ha visto emergere dalle rocce gli scheletri dei dinosauri Antonio, Bruno e Zdravko. A diffondere la notizia, gravissima perché il sito è una perla a livello scientifico, l'interruzione dell'attività costituisce una pesante perdita per l'intero territorio e l'anima stessa del sito, Flavio Bacchia. Ho scritto a tutti i soggetti interessati, spiega il direttore tecnico della cooperativa Gemina, amministratore delegato della Zoic SRL, cioè le due realtà che operano nel sito, assicurando visite, assistenze ai turisti, perciò alla regione e al comune di Duino Aurisina e alla soprintendenza, per spiegare che, visto lo stato di fatto di assoluta incertezza per quanto riguarda il futuro del sito, noi molliamo. Ciò significa che a partire da questa domenica non si potrà più accedere all'area. Tutto questo fra l'altro proprio alla vigilia della diffusione a livello internazionale di un documentario imperniato sulle bellezze e sulla valenza storico-scientifica del sito. Mancano le condizioni per andare avanti, dice ancora, perché non si può continuare a dare per scontato il fatto che noi siamo sempre presenti e intanto gli altri soggetti interessati camminano per conto loro. E poi vengono dati anche alcuni dati sul interesse dei turisti per il sito. Nel 2019 i visitatori furono 6.000 e quest'anno, nonostante il Covid e la lunga chiusura in primavera, sono stati già 1.500. Allora, ancora qualche notizia, sempre per quanto riguarda la situazione nella nostra città, nella nostra zona. Allora, Santa Croce, in primavera i lavori sul campo del Vesna, poi ancora San Dorligo della Valle, una segnalazione, rifiuti abbandonati tra l'Ospo e Moccò, multate 3 persone. L'esito dei controlli della polizia locale nel primo semestre del 2020, nessuno dei sanzionati risiede nel territorio municipale. Allora, prima della pubblicità facciamo in tempo a sentire la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Posso parlare? Prego. Per cortesia, qualche volta i vigili urbani di Trieste, sì, ho visto anche 2 macchine in piazza Puecher, che proprio è piccola, non so perché 2, con 2 e 2, 4 vigili.
Nella mia via è un piccolo pezzetto di strada, sì, a San Giacomo. Oh, mi scusi signorina tanto. Si immagini. È una stradina senza via di uscita, come si dice. Insomma, sì, sì, a fondo cieco, certo. La mia casa è 1/2, dopo c'è il 4 di rimpetto, che stanno restaurando una casa, sì, a gocce, 2 ore sì, 8 ore no. Boh. C'è 2 divieti di sosta, sì, là da un mese. Nessuno non è mai venuto a vedere la data. Un vigile urbano, non è che occorre la, sì, polizia di Stato. Chiaro. Ma santa Madonna, le robe, mi capisco che San Giacomo, lasciamo perdere i marciapiedi e tutto, non fa niente. Uno mi ha detto, signora, chiami la Croce Rossa quando cade. Ma cosa che dico, per 2 ginocchi sbucciati? Mamma mia, benedetta, certo. La Croce Rossa che ha altro cosa pensare, certo. Noi i ginocchi mi se casco. Ma non dovrebbe cascare proprio, no? Per cortesia, questa segnalazione di 2 divieti che sono là impalati, okay, ma che Dio me perdoni, da un sacco di siamo tempo abbandonati. Cioè, la ringrazio tanto. Grazie signora, buona giornata. Cercheremo di portare questa segnalazione, insomma, in quella zona di San Giacomo, 2 divieti di sosta che evidentemente, insomma, sono scaduti, però continuano a dare fastidio ai residenti. Allora ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra poco. Bentornati in diretta Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno al nostro ospite di oggi e dei Antic di Italia Viva. Buongiorno, grazie di essere qui. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti i telespettatori di Tele4. Grazie di aver accettato il nostro invito. Insomma, ci sono già state alcune segnalazioni. La signora segnalava a San Giacomo a ben 2 divieti di sosta, di quelli fermi per cantiere, no? Che poi non vengono mai tolti e quindi continuano a essere a dare fastidio così a chi magari in quella zona particolarmente difficile non riesce a parcheggiare, poi l'occupazione dei marciapiedi, insomma il rischio di poter cadere, insomma ci sono varie segnalazioni anche su questo argomento. Allora, invece il nostro ospite ci faceva ripercorrere una vicenda di cui ci eravamo occupati nel dicembre scorso, no? Una segnalazione che era arrivata proprio, se non ricordo male, alle nostre trasmissioni del mattino, di una persona che aggrediva delle giovani donne, no, in città. Ci sono state altre segnalazioni, ci diceva prima fuori onda, ci racconti che cosa sta succedendo? Sì, allora io ho ricevuto delle diverse segnalazioni, in particolare per quanto riguarda queste aggressioni che una donna tra i 50 e i 60 anni sta compiendo, in particolare mi segnalano in Viale 20 Settembre, Largo Barriera, ma anche a Valmaura, e la questione è abbastanza grave. Perché? Perché io, da diciamo attivista politico locale, non posso accettare che le persone appunto mi dicano non sono più sicura di ho l'ansia di girare per le strade del centro senza avere la preoccupazione di essere aggredita, e con aggressione intendiamo pugni, calci, sputi, quindi pesanti, certo, mi ricordo. Soprattutto anche, è successo anche nei confronti di una donna incinta, ad esempio, leggevo diversi articoli anche comparsi sulle pagine di Trieste Prima, del Gazzettino, e la stessa Tele4 appunto aveva mandato un servizio il 10 dicembre scorso, e una delle vittime si era proprio rivolta a Tele4 per lanciare un appello, quindi anche io diciamo colgo l'occasione, e grazie dell'invito, per
essere qui per lanciare un appello alle istituzioni locali. Questa donna è ancora a piede libero. Ci sono, si possono contare più o meno più di 50 casi di violenza che sono stati anche raccolti sulla pagina Facebook Tessonde Trieste 6. E lì potete trovare tutte le segnalazioni. Poi non tutte le vittime hanno denunciato, ma io sto seguendo il caso perché di recente, negli ultimi 2 mesi, ci sono state 2 denunce per aggressione. Quindi anche mi rivolgo a chi adesso ci sta guardando, se avete una testimonianza, se sapete di qualcuno che è stato vittima di queste violenze, perché mi dà fastidio? Perché in particolare colpisce una categoria di persone, di solito giovani donne, e il casus belli, la causa scatenante è l'utilizzo del cellulare. È una cosa che mi fa indignare, che queste violenze avvengono anche in pubblico, anche in contesti in cui c'è, diciamo, la presenza di diverse persone sul luogo della scena, in autobus. E non è accettabile che la popolazione cittadina, come una donna denunciato, non intervenga per fermare queste violenze, perché non è possibile. E soprattutto mi rivolgo alla procura, a chi dovrebbe occuparsi di questo caso: non è possibile che questa persona da 10 anni ormai sta continuando a fare queste violenze su queste persone. Perché non viene seguita dagli assistenti sociali? Perché non viene fatta una perizia psichiatrica per capire quali sono i problemi? Perché sembra una persona distinta anche a livello di, esatto, di abbigliamento, e sembra, no, che adotti delle strategie anche poi per seminare i poliziotti. Quindi diciamo che è vero che è una persona con disturbi mentali, ma che agisce con un certo grado di lucidità, e questo forse è ancora più grave. Allora, abbiamo subito una telefonata, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono una signora, Daniela, che abita troppo vicino a questa persona. Ah. Questa persona abita al numero 7, io abito al numero 9. E purtroppo devo confermare che da quando questa persona abita qui, è invivibile. Anche a me sono successe delle vicissitudini, anche con la macchina, mi ha dato contro con un bastone sulla macchina mia, sulla macchina della mia amica, e aggressiva anche con i bambini. Bisogna fare attenzione quando si esce da casa, perché se per caso hai il cellulare in mano, è un problema, ti aggredisce, ti sputa. Io lo sto vivendo abbastanza di prima persona, come anche vicini di casa, perché appunto l'abbiamo qui vicino, la vediamo, gira la notte, suona i campanelli, aggredisce anche le persone anziane, non solamente i giovani. Ah, quindi è un po' veramente è molto difficile. È molto difficile vivere qui. Difatti, quando si esce fuori dal nostro portone, bisogna guardare sia a destra che a sinistra, prima di uscire, di non incontrarla, di non fare qualche gesto o con il cellulare, ok? Fate qualcosa anche per questi ragazzi giovani. L'altra settimana, ad esempio, io l'ho vista da casa mia, che stava guardando i bambini della scuola materna. Per fortuna c'è stato una persona dell'asilo che l'ha mandata via, però siccome è molto aggressiva, dicono che sia una persona bipolare, ma è una persona bipolare forse, però è molto intelligente e molto molto cattiva. A me ha anche rubato, Veramente cercate di fare qualcosa. Quello che ci presentava anche il nostro ospite, insomma, lei lo testimonia proprio direttamente abitando vicino a questa persona. Anche i suoi vicini, insomma, hanno problemi con questa convivenza difficile. Difatti volevo ancora solamente dire una cosa. Sì. Io so che questa persona è stata processata e ha preso anche 3 mesi di eventualmente di andare in prigione, però nessuno ha fatto nulla avanti, si è bloccato tutto lì.
cercate di fare qualcosa anche per questi ragazzi giovani. Va bene. Grazie Daniela per la sua testimonianza. Evidentemente il problema è molto sentito, in particolare in quella zona, insomma. Grazie alla signora Daniela. Non deve essere facile intervenire, no? Però è vero che la signora ha avuto anche una condanna, però non è evidentemente facile fermarla, però è chiaro che se ci sono tante richieste da parte di tutta la popolazione, qualcosa bisognerà pur fare. Sì, diciamo la preoccupazione è che appunto questa persona agisce proprio in modo mirato ma rapido e quindi poi è capace di far perdere le tracce, quindi sì. È questo il fatto che preoccupa la cittadinanza, perché certo. Una persona, come diceva anche la signora che ha telefonato, scaltra e quindi, però io non posso pensare insomma che ci siano, a fronte di tutte queste denunce, che non ci sia un pedinamento. Poi questa signora ha detto: so anche dove abita sì. Vicino a me. Invito anche chi conosce un po' i luoghi, anche i luoghi fisici in cui questa persona risiede, di avvisare le forze dell'ordine. Questa persona deve essere portata in questura e deve rispondere insomma di questi attacchi sulle persone fisici, insomma, no? Perlomeno e a piede libero ancora. Questo è lo stato dell'arte della situazione. Allora, un'altra telefonata, però ci sono anche varie mail, poi magari le leggiamo. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, c'è qualcuno in linea? Pronto? Sono Alberto, parlo da Trieste. Alberto? No, Sergio, mi sente? Sergio, chissà perché ho capito Alberto. Sì, la sento. Beh, Sergio, buongiorno. Ecco, mi sente. Allora, qualche tempo fa abbiamo chiamato la segreteria del sindaco sì? per avvisare che c'è da tagliare gli alberi della Basovizzana. Abbiamo alberi che superano 20-30 metri. Sono sì, magari sul terreno privato, ma dico, qualcuno sa che prima o poi verrà un po' di bora, un po' di neve e cascherà in strada, sarà problemi. Qualche volta bisognerebbe che il sindaco o chi, non so, qualche dita, o avvisare i proprietari del terreno di fare qualcosa. Dopodiché io telefono per un'altra cosa, che regolarmente, ogni giorno, ogni sera, regolarmente passano con le moto, con gli auto e fanno pista di lancio della Basovizzana. Qua la Basovizzana è quella strada che va da Pacanoni all'incrocio H. Dico, se è il caso che qualche volta si faccia qualcosa, o mettere quel semaforo automatico, insomma, far qualcosa, perché prima che essa è morta, insomma. E dopo, dice, passano sfrecciando. Ha preso una volta un pacifico sì. che abita qua a 57 all'ora. E dico, dove sono questi vigili che devono bloccare chi va a 200? D'accordo, tante cose, arrivederci. Grazie a lei, cose. Sergio, ciao. Buona giornata e grazie delle segnalazioni. Cercheremo di girarle appunto a chi di competenza, sia per quanto riguarda la cura insomma del verde, degli alberi, sia per la velocità delle persone che vanno su quella strada. Allora, ancora una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, pronto? Sentiamo il nostro telespettatore, se riusciamo a parlare con lui o con lei. Pronto, buongiorno? Pronto, pronto? Allora, nel frattempo magari leggo anche qualche mail. C'è Piero che ci scrive: buongiorno, ma guarda caso, mancano pochi giorni al referendum e alle elezioni regionali. Alcuni magistrati indagano su esponenti della Lega, lo stesso Salvini viene tirato in ballo. Riecco puntuale ricomparire il metodo Silvio, tanto caro ai sinistri e a una certa magistratura politicizzata. Insomma, elettori, non cascateci. Questo dice Piero, insomma, teorizza. Prego, prego, sì. Sì, sì, non capisco la correlazione tra il referendum e l'inizio delle indagini intorno a questi personaggi. Ricordo che Salvini è per il sì, quindi nel senso io non so a chi è rivolto, diciamo, se la magistratura agisse su attacco, non capisco la correlazione tra Salvini e il referendum, visto che Salvini è schierato con i 5 Stelle in questo caso per il sì. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi sentite? Sì, la sentiamo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Anch'io volevo rilasciare una testimonianza. Prego. Nei confronti della donna che aggredisce. Ah. Anche io ho subito delle aggressioni dalla donna in questione. Tre volte. Addirittura. E la prima volta la donna mi ha afferrato da dietro i capelli, urlando frasi senza senso. Poi è fuggita a seguito dell'arrivo di altre persone.
Non conoscevo le generalità della donna al tempo, mm-hmm. ma ho sporto denuncia per atti persecutori, no, per ignoti, mi scusi, inizialmente. Sì. Poi, grazie al vostro appello di dicembre 3-4, ho notato che la descrizione della donna coincideva anche in questo caso con la donna che mi aveva aggredito. Chiaro. E successivamente sono stata aggredita una seconda volta. Fortunatamente sono riuscita a fuggire, a chiedere aiuto ai passanti, ma comunque sono stata minacciata di morte dalla donna in questione. E grazie a un gruppo Facebook, lo stesso che Dejan appunto citava prima, mm-hmm. sono riuscita a leggere numerosi post riguardanti le aggressioni della donna. Mm-hmm. E come diceva anche la donna che ha chiamato precedentemente, aggredisce sia donne, ragazze, donne incinte, ma anche bambini piccoli. E in diversi post si legge anche che spesso aggredisce sugli autobus. Questo sì. mi avviso è molto grave perché si incide sulla quotidianità di ogni cittadino. E grazie a questo gruppo sono riuscita a conoscere le sue generalità e ho scoperto che è una donna molto conosciuta, che aggredisce quasi quotidianamente, sicuramente da 10 anni. E non sono mai stati presi dei provvedimenti e la donna circola liberamente. Numerose sono le segnalazioni, denunce, anche io ho sporto denuncia per atti persecutori appena ho conosciuto le sue generalità. Certo. Però nonostante le numerose testimonianze e denunce non sono mai stati presi provvedimenti tempestivi. A mio avviso questa è una cosa molto grave perché cioè, io non mi sento né tutelata né tantomeno sostenuta e questo incide sulla mia quotidianità tutta, certo. sulle zone che frequento e io penso che questo sia molto grave. Certo, lo è sicuramente, hai ragione, è una testimonianza in più in effetti. E quindi, sì, grazie della testimonianza signora, grazie molte, una ragazza giovane presumo insomma, quella che ci ha telefonato. Anche perché a seconda delle denunce anche risultano soprattutto ragazze giovani, anche questo è ancora sì. più grave visto che ho letto un articolo sì. Di una ragazza di 16 anni che è stata aggredita e poi non, ovviamente a 16 anni non si pensa di andare in autonomamente a sporgere denuncia, ne ha parlato con i genitori e poi il padre si è mosso, però capite anche un po' il disagio e soprattutto la tristezza del fatto che i cittadini, i nostri cittadini non intervengono, ovviamente non voglio fare una generalità, ma questi casi sono stati insomma riportati, che non ci sia un intervento di aiuto, di supporto per queste giovani donne. Ecco, quindi. Allora, vediamo se c'è ancora un'altra telefonata, effettivamente insomma è davvero un fenomeno che andrebbe fermato e bisognerebbe fare qualcosa, mi fa piacere che poi sia stato riportato nuovamente all'attenzione così anche attraverso le nostre trasmissioni. Allora, pronto, buongiorno. Sì, Laura, buongiorno. Buongiorno Adriana, vero? Esatto, buongiorno anche all'ospite. Buongiorno. Adriana. Niente, per fortuna io non sono mai stata minacciata, ma se dovrei vedere per strada fuori non vado, mm-hmm. chiamerei subito le autorità mm. per proteggere le persone. Certo. E quello che volevo dirvi, oltre a questo qua che mi dispiace sentire queste minacce che fanno, che è una roba assurda. Mm-hmm. Se no non si può andare per strada e trovarsi aggrediti e quello. E sa che abito qua in ho da attraversare via Pascoli? Sì, 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 vicino a Litis. E allora, ripeto, Litis, mm-hmm. là segnalano gli alberi che sono altissimi. Io sono fermata dell'autobus perché adesso mi portano le persone anche in sedia a rotelle fuori. C'è un coso che butti dentro in un'immondizia sì. e non si riesce a stare né in piedi né in sedia a rotelle. Mm. Cosa si può fare? Sul marciapiede proprio. Sul marciapiede. Capito. In strada proprio in petalitis. Capito. Allora si può fare una segnalazione? Qualcuno si fa male perché adesso non andiamo dentro a pranzo purtroppo perché mi dispiace a morire. Mm-hmm. Ma se uno va dentro, sono una persona anziana che andiamo a pranzo a centro diurno, sì. e se uno si fa male? Certo, ha ragione. Quindi l'unica è segnalare questo, magari cercheremo di farlo anche noi alla CEGAS, se possibile. Di farlo spostare da qualche altra parte, esatto. perché lì proprio in mezzo alla coppa. E non passa non soltanto appunto né la carrozzella né una persona a piedi, diciamo. No.
Cioè, ma sapere è proprio un tabacchino, non so cos'è, che non, se, non so se è chiuso, ma la gente non riesce a non stare sul marciapiede, torno a ripetere, che sono anche stretti, no? Certo, sono già perché stretti. Perché la parte del Vitis, no. Da quest'altra parte il marciapiede è stretto. È bello largo, dall'altra parte invece è stretto. No, no, dall'altra parte di Litis. Sì, sì, dall'altra rispetto a Litis, certo, sì. E questo è stretto. Chiaro. Cioè, uno si fa... Ho presente. Grazie signora Adriana della segnalazione, vedremo se si può fare qualcosa. Grazie intanto, buona giornata. E l'unica penso sia segnalarlo alla CEGAS, no? Di solito se ci sono tante segnalazioni è possibile spostare un cassonetto, insomma non dovrebbero esserci grossissimi problemi. Certo, e per di più c'è anche una questione sulla accessibilità degli spazi, infatti. Quindi che è cruciale. Certo. Io anche qui lancio un'idea che, su cui anche come Italia Viva ce ne stiamo occupando e anche con l'associazione Progettiamo Trieste, il fatto di Piazza Sant'Antonio. Sono passato recentemente a Piazza Sant'Antonio, ci sono ancora delle diciamo ringhiere di metallo all'interno della piazza che rovinano la piazza, le aiuole sono poco curate, quasi foresta direi, ma soprattutto intorno a quella piazza si è fatto un dibattito l'anno scorso per permettere l'accessibilità anche vicino alla fontana, vicino alla vasca appunto, di persone sia con disabilità fisica, quindi con il bastone, ma anche in sedia a rotelle. Perché in questo momento ci sono due livelli a Piazza Sant'Antonio che non solo creano un suolo irregolare, quindi pericoloso, una persona potrebbe inciamparsi, potrebbe cadere, soprattutto se anziana può portare dei danni, ma le persone in carrozzina a fatica riescono ad arrivare ad avvicinarsi alla vasca o a potersi dopo poter anche avvicinarsi alla fontanella che c'è lì. Quindi anche Piazza Sant'Antonio, e su questo anche per le, diciamo, le istituzioni locali, è necessario riaprire la questione, perché è una piazza potenzialmente bellissima di fronte a Sant'Antonio sul Canal Grande e va assolutamente curata, perché in questo momento non è gradevole allo sguardo e non è accessibile ai cittadini. Allora, un'altra telefonata subito. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, Nino. Buongiorno. Nino, buongiorno a lei. Buongiorno, signor Lucarella. Buongiorno al suo giovane ospite. Buongiorno, Nino. Allora, riguardo a quella signora che il giovane politico ha inventato, allora dobbiamo fare un mente locale. Abbiamo problemi con la sanità. Abbiamo problemi con la polizia, abbiamo problemi con la giustizia. Questa signora sicuramente è assistita dal centro di igiene mentale, perché non è possibile che non sia assistita da un centro di igiene mentale, però rimane ancora lì a fare quello che può fare. Questa è una questione politica, non è una questione, bisogna farla in un'altra maniera. Inutile dire che le forze dell'ordine dovrebbero intervenire. Le forze dell'ordine intervengono, la portano davanti a un giudice, il giudice gli dà 3 mesi e mezzo, rimane di nuovo a casa, a piede libero, ma non ci sono problemi, perché è una persona malata. Il problema comunque è che dietro c'è tutta la malattia della politica, sanità, giustizia, polizia. Cioè, provi a guardare non solo questo problema qua. Vediamo adesso... In questi ultimi mesi cosa sta succedendo? Un caos, uno più stupido dell'altro. Cioè, lei va in qualsiasi posto che vuole e si troverà di fronte alla... Come posso dire? Non una parola, perché se no sono parole grosse. Ho capito, adesso le faccio un esempio solo della sanità. Parliamo tanto di mascherine, sì, termometro, entrata nelle scuole, questo. Vado in ospedale al maggiore, 4 infermieri davanti a un tavolo, tutto magari coperto di plexiglass e tutto quanto sicuramente, e mi rivolgo a loro, dico devo andare a fare l'ecocardiogramma. Bene, si lavi le mani, neanche la temperatura. Questo è il sistema, però vengono dopo magari altri che fanno dei discorsoni sul virus, su questo è il dato di fatto. Purtroppo il male è tutto intorno, non è questa povera signora che sicuramente
Mi dispiace, certo, per tutta la gente che ha aggredito, ma dovrebbe essere assistita e dovrebbe avere una cura da parte dell'assistente sociale, capisci? Capito Nino, grazie, e non voglio, grazie, andare avanti, perché però, chiaro, la politica è marcia, questo è il problema, questo è inutile, dice, dare la colpa a una persona, la colpa è di tutto il sistema. Grazie, vediamo, Nino, questa, sì, è la sua opinione. Allora grazie, buona giornata anche a lei, e voleva replicare appunto al nostro telespettatore su questo argomento. Sì, replico dicendo che sono d'accordo che la politica ha una responsabilità su questo, però appunto proprio perché questa denuncia, questo mio intervento non vuole essere strumentale, no? Io dico tutta la componente politica di attivisti, in particolare di chi ha responsabilità nell'amministrazione, deve prendere a carico questo e tutti gli altri problemi che giustamente anche il telespettatore faceva notare. Ma tutti hanno pari dignità, perché stiamo parlando della sicurezza dei cittadini in città. E questo ha pari dignità perché è una questione anche di salute pubblica, perché se io devo uscire e rischio di dover andare in ospedale per delle colluttazioni che ricevo in piazza, che ricevo per strada, anche questa è una questione di salute pubblica. Oltre al fatto che io immagino che si sia stata avviata una procedura appunto di assistenza da questa persona, ma io sono qui anche come appunto giovane esponente locale a dire che tra la teoria e la pratica, cioè la realtà dei fatti è che questa persona è ancora a piede libero. Allora, c'è il nostro telespettatore Mario che dice che ha registrato la trasmissione di Di Piazza ieri a Ring, che avrebbe detto che per difendere il suo operato che a Trieste ci lavora a 250 km orari. Nel 2020 la raffica più forte è stata di 151 km orari, il record della Bora è stato di 171 nel 54. Grazie per le precisazioni, Mario. E mentre nel 2010 una raffica 188, mai a 250 km orari. Quindi ha detto che l'emergenza Covid dovrebbe gestirla Fedriga e non il governo. Quel Fedriga, dice lui, che il 16 agosto voleva a tutti i costi tenere le discoteche aperte, insomma, molto critico rispetto a quello che si è detto ieri da parte del sindaco. Sì, Fedriga ha potuto scegliere in modo indipendente dal governo su alcune questioni. Ad esempio, sì, ricordiamoci che il Friuli Venezia Giulia, questa è una scelta politica, apprezzabile, certo, o no, dal 24 di febbraio aveva le scuole chiuse. Quindi, a differenza delle altre che sono state chiuse il 5 marzo in tutta Italia, questo ci dà anche la possibilità, in quanto regione a statuto speciale. Poi su altre questioni è chiaro che se il governo ritiene che ci sono perché ci sono anche delle aree di competenza ovviamente grigie tra Stato e Regione, non c'è questa divisione chiara dei compiti, ma per quanto riguarda la salute pubblica generale, se il governo poi diciamo impone una chiusura delle discoteche poiché è a rischio appunto la salute pubblica, e purtroppo anche ieri ho visto un servizio in cui un ragazzo di 29 anni a Sassari ricoverato in seguito, e lui svolgeva l'attività di buttafuori presso una discoteca. Ci rendiamo conto che è una cosa da non sottovalutare, non è un caso se tutto il mondo sta affrontando il coronavirus, non è un caso se Israele è tornato a un secondo lockdown. Ecco, cerchiamo su questo di non fare oscurantismi, perché questo è un problema serio, ci sono 35.000 vittime in Italia, portiamo rispetto per queste morti. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno, poi dobbiamo andare in pubblicità. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea. Sì, buongiorno. Sì, un carissimo saluto alla conduttrice, a cui auguro un buon weekend. Grazie, altrettanto. E ovviamente anche all'ospite, il quale però ha detto prima all'inizio della trasmissione, sì, parlando di questi fattacci che avvengono con questa persona che disturba gli altri, ha detto una cosa assolutamente impropria che non doveva dire, e cioè si è stupito e si è rammaricato del fatto che le persone che vedono non reagiscono e non intervengono direttamente. Voglio ricordare che due giorni fa è stato seppellito uno che ha fatto questa cosa, cioè è intervenuto per difendere un amico ed è morto. Certo. E di questi fatti ne succedono giornalmente, soprattutto in centro e sud Italia, a migliaia ogni giorno. Cioè persone che intervengono e che vengono poi bastonate, picchiate o che subiscono gravi conseguenze. Porto un esempio. Dice paura, dice lei. Se io vengo investito da un ciclista in bicicletta, questo qui magari vede che mi ha fatto male e scappa. Se io tento di inseguirlo e lo blocco,
Lui mi denuncia per sequestro di persona, perché le leggi sono fatte così in Italia. Quindi se il signore, se l'ospite vuole che i cittadini incomincino ad intervenire in maniera efficiente e soprattutto civile, deve chiedere all'amministrazione della magistratura di modificare completamente tutte le leggi a favore dei cittadini onesti. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Insomma, il telespettatore non si sente tutelato dalle leggi e ha paura, no, a intervenire in questi casi. Allora, ovviamente io rispondo al telespettatore, voglio insomma diciamo sottolineare che il mio intervento non era, infatti ho specificato durante l'intervento, non vuole fare di tutta l'erba un fascio, ma nelle dinamiche che sono successe di questa aggressione i cittadini stavano a guardare. Io capisco la preoccupazione, anch'io stesso non posso, diciamo, dare la garanzia che se c'è una pestaggio in strada io mi metto in mezzo e rischio di finire sotto, però bisogna capire che in occasione di persone fragili, di persone che non riescono a difendersi in particolare, ma in generale su tutti, è necessaria un'azione collettiva, perché se tutti i cittadini si muovessero ad esempio in un autobus per fermare l'aggressione, ecco che se c'è solo una persona, come il caso della signora, che fa aggressioni, ecco, credo che uno contro 10, adesso non voglio dire che bisogna fare guerrigli in strada, ma per dire che un primo pronto intervento è necessario, perché i pugni arrivano in quell'istante. Io capisco che poi è giusto chiamare le forze dell'ordine, sentirsi tutelati, è giusto che le forze dell'ordine intervengano e che noi non siamo noi ad atterrare la persona in strada, però c'è anche una questione sul reale, sul concreto, che va fermata se è un'azione violenta. E il caso del povero Willy è purtroppo drammatica, ma è un'altra cosa. Lì è un'altra cosa, lì sono persone probabilmente capaci di intendere, di volere, che aggrediscono, certo anche loro non proprio stabili mentalmente, ma non è giustificabile quell'azione. E soprattutto Willy probabilmente stava appunto intervenendo per sedare la rissa, ma probabilmente la rissa è iniziata addirittura contro Willy, senza che Willy era in mezzo a una rissa. Quindi anche qui ci sono delle indagini, io non mi sbilancio perché sono le autorità competenti, però distinguiamo le due cose. Io parlo semplicemente di uno spirito civico, di dire se c'è una persona in difficoltà è giusto sia chiamare le forze dell'ordine, ma anche cercare intanto di allontanare la persona violenta. Se si è appunto nella situazione di poterlo fare, chiaramente. Certo, certo. Allora dobbiamo fermarci per un po' di pubblicità, a fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, siamo in compagnia di Dejan Tic di Italia Viva, che ringraziamo per essere qui nei nostri studi, che sta rispondendo anche alle vostre numerose telefonate, alle vostre segnalazioni. Ci sono ancora segnalazioni sulle aggressioni, gliene leggo una attraverso le mail. C'è una ragazza, presumo, che si firma una vittima, dice: buongiorno, sono stata aggredita almeno 3 volte da questa donna, ho fatto regolare denuncia, eppure lei è a piede libero che continua ad aggredire le ragazze. Io a vivere nella paura di incrociarla per strada. La polizia sa le zone che frequenta e dove abita. Una volta che mi ha aggredito mi ha spinto giù dal marciapiede in via Flavia in strada dove correvano le auto. Un'altra volta mi ha colpito alla testa con violenza col bastone dell'ombrello. Deve essere messa nella condizione di non nuocere alla comunità. Ancora una nuova, appunto, segnalazione di quello di cui parlavamo prima. C'è Walter che interviene sul tema aggressioni, dice: siamo alle solite leggi sballate, soprattutto riferenti alla legge 180, la cosiddetta di Basaglia, ottima legge ma attivata in modo folle e completamente errato. Questi poveri soggetti sono alla deriva di se stessi, perché tutto il meccanismo inerente alla legge non è stato attivato per inadempienza strutturale e politica. Inutile mettere in strada, dice Walter, una bellissima macchina nuova ma sempre senza pneumatici. Quindi dà la colpa un po' alla non applicazione, insomma, di tutto quello che poteva essere previsto, insomma, dalla riforma, no? Della legge Basaglia. Sì, anche perché ricordiamoci, insomma, che nella nostra comunità, nella nostra realtà, ci sono ancora troppe zone ombra, troppi soggetti, troppi individui che sono dimenticati dalla società, quindi non solo chi ha disturbi mentali, che comunque c'è sempre questo processo di emarginazione, no? Sì. Cioè, io non chiedo l'emarginazione, la condanna sociale, ma chiedo che tutte e due le parti, sia la parte che ha
problemi evidentemente relazionali, forme di violenza, ma anche la comunità devono essere messe nelle condizioni di vivere una vita tranquilla. Chi in determinati luoghi o per affrontare un determinato processo di cura per uscire da questa situazione, e la comunità che per poter, insomma, poter vivere la quotidianità senza queste preoccupazioni. Quindi su questo punto sono assolutamente d'accordo. È chiaro che la legge deve intervenire, non la farei una questione di legge Basaglia, perché sappiamo la legge Basaglia cosa di positivo ha portato, proprio la non ghettizzazione delle persone con queste problematiche, che non è giusto perché non è umano, però è chiaro che è necessario agire nelle nostre piccole realtà, e questa è un piccolo grande caso locale che però ci fa capire che la sicurezza non sono solo i migranti che bazzicano in Piazza della Libertà, ma è anche nostri cittadini che appunto hanno questi atti che molto spesso non passano agli onori di cronaca, ma che comunque danneggiano fisicamente le persone. Un'altra telefonata subito, poi leggiamo ancora le mail. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Pronto? Sì, buongiorno. Sono in linea? Sì, è in linea, può parlare, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma è io, signora, che... Non la sentiamo bene, non so da cosa dipenda. Lei ha il volume della sua televisione abbassato? Sì, sì. Pronto? Ecco, adesso la sento meglio. Dica. Allora, sono... Ma sento due persone. Pronto? Non si sente. Noi la sentiamo abbastanza, sì, non benissimo neanche noi. È caduta la linea. Non si sente bene. Allora, invitiamo la nostra telespettatrice, ci scusiamo, ma... eventualmente a richiamarci. C'è invece Teresa che scrive: sono molto preoccupata con la riapertura delle scuole, che il Comune di Trieste non fa nessun controllo nei negozi, sui mezzi pubblici, mentre in altre città con l'assunzione di volontari e guardie giurate li fanno, e segnala alcune edicole dove la gente entra senza mascherina, luoghi che la signora frequenta evidentemente, insomma un po' di così situazione sfuggita un po' di mano, insomma, dal punto di vista dell'indossare le mascherine, igienizzare le mani, eccetera. Allora, io dico una cosa sulle mascherine per, diciamo, fare chiarezza. Le mascherine sono un accessorio che non pesa, non porta spazio nella borsa, ma è uno strumento necessario e fondamentale, perché evita che le nostre particelle di saliva rimangano in sospensione in luoghi chiusi. È necessario, fino a quando non si troverà un vaccino, avere questo piccolo grande sacrificio, io lo definisco solo piccolo sacrificio, di poter utilizzare la mascherina. Sui guanti ci sono specifiche zone, specifiche attività che richiedono l'utilizzo dei guanti, ma in gran parte delle situazioni non sono più in uso, perché anche l'OMS aveva sollevato una questione di perplessità sull'uso dei guanti. Quindi si tratta di uno strumento non solo di difesa personale, ma anche di difesa per le persone. Quindi facciamo questo sforzo. Faccio una battuta: la nostra società occidentale ci chiede pochi sforzi su queste, nelle nostre vite individuali, a livello di limitazione della libertà. L'abbiamo vissuto fortemente nel periodo di lockdown. Per evitare una nuova forzatura così forte delle nostre libertà individuali, basta un piccolo gesto di responsabilità per evitare un danno maggiore per le nostre vite, per la nostra libertà di movimento. Allora, altre mail, non so se c'è una telefonata già arrivata. Pronto, buongiorno. Sì. Buongiorno. Buongiorno a lei. Mi sente? Sì, è sempre la signora di prima? Sì, sì. Eccoci, allora dai, vediamo se riusciamo a dialogare. Io sono buona per lei. Non so perché, ma non riusciamo a sentirla, signora. Non so, è un telefono cellulare, forse, non so. La chiamano cellulare da poco tempo. Signora, forse ci chiama da una zona, mi dicono, possibile che ha poco campo e quindi con il cellulare non riusciamo a sentirla, perché la voce va e viene, purtroppo. Non so se possiamo riprovarci, oppure se ha modo magari di scriverci una mail, esatto, al nostro indirizzo, eventualmente, se deve farci una segnalazione. La invitiamo eventualmente appunto a scriverci una mail al nostro indirizzo, lo vede, svegliatrieste@tele4.it.
come ha fatto ad esempio Giuliana che scrive: buongiorno, do ragione alla persona che ha telefonato prima, si devono cambiare le leggi, allora via tutti al linciaggio collettivo. No, beh, assolutamente no, non è questo, no, il senso di quello che stavamo dicendo. Allora, prima, attenzione ai termini, noi qua stiamo anche facendo un servizio pubblico, cioè rendiamoci conto che la giustizia da sé non è mai una cosa, cioè la giustizia da sé significa anarchia. Io dico che serve appunto sia una responsabilità della comunità per, diciamo, denunciare anche delle violenze, ma serve anche il buon senso di appunto riuscire almeno a intervenire per almeno allontanare la persona. Io non dico che è guai a azioni individuali giustizia da sé. Non siamo nel Far West. No, insomma, non siamo nel Far West. Possiamo discutere sulle questioni delle leggi, se è necessario cambiarle, se è necessario acuire le pene, diminuirle, però non giustizia da sé. E qui, scusatemi se pongo un tema politico, ecco, la questione di, ad esempio, della Lega, di alleggerire le pene per chi fa violenza nel proprio domicilio nei confronti di chi varca la soglia di casa, c'è un limite a tutto, ma non si potrà mai arrivare a una situazione in cui ci sarà sempre la giustificazione a sparare o a uccidere una persona in casa perché è ritenuta sconosciuta e perché è entrata in casa. Lì è chiaro che ci deve essere un limite, perché altrimenti uccidere non può essere mai tollerato, ovvio, salvo certo, i casi estremi. È chiaro. Allora, c'è invece Emanuela che interviene più o meno sullo stesso argomento, dice: buongiorno, condivido quello che ha detto il vostro ospite. Anch'io giorni fa ho assistito ad una lite tra 70enni e sono stata l'unica a bloccarli mentre altre persone erano intente a filmare con il cellulare. Premetto che non si trattava di scazzottate, ma di spintoni che comunque, se non bloccate, potevano degenerare in qualcosa di più pericoloso. Quindi meno cellulari e più solidarietà. Mi sembra questo proprio l'atteggiamento, no, che si dovrebbe avere, quello che descrive Emanuela in questa mail. Certo, ma ne abbiamo già parlato, insomma, riguarda lo spirito civico di tutti. E credo che nulla è più forte, quindi ringrazio anche la signora, ha fatto un'opera civica importantissima, anche perché la società ha bisogno anche degli esempi positivi. Se uno rompe il ghiaccio, se uno inizia a intervenire, sia verbalmente dicendo: ma che cosa sta facendo, ma non si vergogna, come si può permettere? Dopo la comunità si muove, perché se la comunità percepisce che c'è comunque, ci dovrebbe essere una giustizia anche civica, se uno si muove poi anche gli altri possono seguire, ne vale la pena. Una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Soltanto sì, dire la mia opinione, se possibile, sull'intervista che ha fatto il vostro giornalista al sindaco di Trieste. Sì. E ho resistito un'ora ad ascoltare un soliloquio che il giornalista non riusciva o non voleva interrompere. C'erano delle domande importanti dei cittadini che scorrevano sul video e a nessuna questo sindaco ha risposto. Parlava a ruota libera su se stesso, su quanto è bravo, su quanto ha fatto, su quanto specialmente in futuro farà, perché lui vede sempre avanti il futuro, ma mai, mi chiedo, il giornalista è riuscito a dire: sindaco, si fermi un attimo, qui c'è una domanda importante dei cittadini alla quale sul lavoro del collega guardi non intervengo, perché fra l'altro non ho visto la non puntata. Ho sentito la sua. Sul lavoro, dico, del collega non intervengo perché non ho visto la puntata, ma insomma mi sento di assolutamente di dire che è assolutamente professionale e avrà fatto sicuramente il suo lavoro. Non pretendo che lei abbia visto la puntata e non pretendo che lei dia un giudizio. Lei non ha gradito, insomma, e raccogliamo questa sua segnalazione e gliela girerò, insomma. Perdoni, volevo soltanto rimarcare come mai una persona che fa il sindaco di una città vada a parlare così a ruota libera senza rispondere a una domanda dei cittadini. Cioè, come mai Trieste lo vota per 3 volte e lui si candida anche per la quarta? Abbiamo capito che non è tra quelli che hanno votato e che voteranno di piazza. Comunque, insomma, grazie della sua segnalazione.
e gliela riporteremo sicuramente. Compensiamo noi qui a rispondere alle domande della... Allora, signora, insomma, non ha gradito le risposte che ha dato ieri il sindaco di Piazza. Appunto, sono sincera, non l'ho vista la trasmissione perché appunto questa mattina doveva essere qui presto, quindi... No, poi sta anche al sindaco, insomma, avere l'attenzione se, sì, di dare anche il tempo alle persone, certo, di intervenire. Noi siamo qui anche appunto per dare voce a voi. Credo che... No, c'è anche da dire che poi appunto il... diciamo che la modalità della trasmissione è diversa, no? Non ci sono le telefonate, chiaro, così, sì, come sono qui, insomma, è un po' diverso, insomma, quindi probabilmente c'è anche questo tipo di differenza, no? Tra la trasmissione... Dipende dal tipo di trasmissione, sì, chiaro. Quindi. Certo, ci sono le telefonate, però è una modalità, insomma, un po' diversa di talk. Allora, c'è un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Ci fanno sentire una canzone. Vabbè, magari era... Fa piacere. Non ho capito di che canzone si trattasse, ma vabbè. Dovrebbe essere Jovanotti. Giovanotti, quindi, ecco, beh, insomma, è sempre, dai, insomma, trasmette sempre messaggi, dai, positivi, Jovanotti, quindi no, ci fa piacere. Va bene, grazie. Allora, vediamo se riusciamo a sentire un'altra telefonata. Nel frattempo c'è anche Francesco che protesta, dice basta con le fake news. Il 15 agosto Fedriga si scagliò contro il governo perché voleva le discoteche aperte e sarebbe stato disastroso. Ho salvato sul mio PC gli articoli in cui Fedriga dice che le discoteche dovrebbero rimanere aperte. Basta cambiare la verità. Qui nessuno ha detto che Fedriga non abbia detto questo, insomma. Abbiamo detto che Fedriga ha fatto delle scelte che poteva fare e nelle, sì, scelte in cui non ha potuto fare, e alla fine ha scelto il governo. Quindi. E poi dice, inoltre zero controlli a Trieste, immagino si riferisca ai controlli proprio per il contenimento del Covid, no? Della diffusione dell'epidemia, insomma. Ha notato anche lei forse un alleggerimento dei controlli o l'assenza, insomma, dei controlli qui a Trieste per... Guardi, io solo dico questo, che in questo momento io non so se i cittadini hanno avuto la mia stessa percezione, ma per questi mesi abbiamo vissuto due mondi paralleli, li chiamo due mondi che non hanno dialogato, ovvero il mondo privato in cui ovviamente anche per permettere alle piccole e medie imprese, agli esercenti locali di andare avanti, diciamo, alla fine abbiamo visto in città, no? Ci sono stati anche casi di via Torino in cui ci sono stati un po' di sovraffollamenti. E poi il mondo pubblico, e su questo io sono rappresentante degli studenti di università, sì, io devo sottolineare che purtroppo, nonostante, cioè, tutte le misure, per carità, lecite, però com'è possibile che io posso, diciamo, recarmi in un bar, in un locale, bere, sedermi, chiacchierare, e poi per andare a ritirare un libro in università devo telefonare, non una critica diretta all'università, in generale sul sistema pubblico che ha avuto delle forti limitazioni. Lo stesso discorso si potrebbe fare con le biblioteche comunali, sì, che sono rimaste chiuse per tantissimo tempo. Com'è possibile che io devo telefonare, avere un incontro telefonico, cioè l'incontro telefonico, mi fissano un orario preciso in cui devo recarmi lì, non c'è contatto con il personale bibliotecario, mi consegnano un libro impacchettato, lo devo restituire, quel libro giustamente soggetto a quarantena di 3 giorni, però capite, ci sono stati, e non si è parlato abbastanza, ci sono stati tanti tagli al welfare studentesco, delle scuole in primis, delle università, che ha penalizzato tutti perché ha annullato le comunità che eravamo abituati a frequentare. Io il 24 agosto sono stato all'università per portare via delle mie cose dal mio ufficio, insomma, dei rappresentanti, che tra poco mi laureo, ma è stato triste perché l'università era deserta. Queste comunità hanno bisogno di rivivere, perché i ragazzi hanno bisogno di questi luoghi, noi lì incontriamo i futuri colleghi, i futuri compagni di vita, quindi... E su questo comunque spezzo una lancia nei confronti della governance di Ateneo, perché abbiamo fatto un incontro con il rettore di recente, ho sentito anche una sua intervista, l'intervista al rettore, sì, di Lenarda, e è stato fatto il massimo. Quindi io non è ovviamente una critica all'università, ma in generale un punto di riflessione, la differenza tra il pubblico e il privato, che è stato curioso, ecco, in questo periodo. Si è trovato a vivere, insomma, direttamente la questione università, poi c'è anche la questione scuola, no? Fra poco si ricomincia, quindi poi magari ne parliamo nel dettaglio, però sentiamo subito la telefonata. Pronto, pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Là, finalmente. Finalmente. Sono Luisa. Complimenti per questo ragazzo, sì, che avrà una bella carriera nella sua vita, perché sei in gamba, tutto quanto. Beh, complimenti per la prossima laurea. No? E parla benissimo. Grazie.
Grazie Luisa. Una carriera sicuro politica, sono sicura, guarda, mi sono una persona di una certa età, ecco. Però per il sindaco mi dispiace. Quando si sta votando tutte queste volte vuol dire che meritava. Lui da cominciare, persone... me lo ricordo, quando che ha preso un negozio piccolo, piccolo di Sirza, che gli era con la mamma, con la sorella, e mi con 10 anni più di lui andavo a fare la spesa. Gentile, molto educato, e dopo lui si andava avanti così, con i suoi negozi e tutto quanto. Per me mi piace tanto e lo voterò sempre, finché lui desidera sentirsi in forma, perché passa 6 anni anche per lui, è normale questo. Perciò a questo ragazzo vi auguro un bellissimo avvenire. È probabile farà politica e diventerà un avvocato, sono sicura. La ringrazio tanto, buona giornata e bacioni a tutti e due. Grazie Luisa. Grazie, molto carina la signora Luisa. No, ringrazio ovviamente, insomma. Si sta laureando proprio in giurisprudenza. Io mi sto laureando in scienze politiche, della verità. Poi piccolo spot, poi adesso io diciamo mi sto per spostare alla magistrale a Bologna nell'ambito un po' più sulla comunicazione giornalistica, quindi diciamo mi sento più vicino ai giornalisti in questo momento che agli avvocati, però diciamo rispetto ovviamente a tutte e due le figure. Dai, allora anche insomma, comunque complimenti davvero per la laurea. Non deve essere facile, no? L'idea proprio di laurearsi in questo periodo, no? È difficile anche questo, cioè aggiunge, perché tutte le emozioni, insomma, ce lo ricordiamo quando ci siamo laureati, le emozioni, certi riti di passaggio. Certo. Abbiamo visto che anche ci la fatica. La fatica, perché no? Infatti, assolutamente. Poi magari si tende a dimenticarla, forse, però adesso c'è, no? Infatti, volevo anche rispondere appunto all'ascoltatore che diceva che Fedriga aveva insistito per tenere aperte le discoteche. Io credo che ci sia anche un problema di priorità nel paese, perché le discoteche sono rimaste aperte, c'era festa d'estate tutti i giorni fino al 15 agosto. E su questo pongo un tema. Intanto nel modo in cui noi concepiamo la vacanza. La vacanza, in alcuni luoghi, leggevo in Puglia, fondamentale la discoteca, altrimenti si rischia una perdita di turisti. Io credo che qui ci sia un problema. Io rispetto tantissimo le discoteche, che sono luoghi di aggregazione, bellissimi, ci siamo passati tutti. Però se dai priorità alle discoteche e non dai priorità a dei luoghi di comunità, di formazione per i ragazzi e i bambini, e su questo tema volevo fare questa riflessione. A giugno, dopo 3 mesi di lockdown, o meglio, dopo 3 mesi di chiusura delle scuole, le scuole hanno chiuso. In che senso? E siamo andati in vacanza. Ma io dico, come può? Cioè, come abbiamo potuto dire ai bambini, soprattutto ai ragazzi, negli anni più belli della loro vita, i 5 anni del superiore in cui si cambia completamente, ci siamo passati tutti, dire adesso 3 mesi di vacanza. Siamo passati dalla chiusura totale ai ragazzi che giravano per città. Lecitissimo girare per città, ma io immagino e credo che si apra un precedente qui importante. Lo dico qui. I 3 mesi di scuola, l'Italia fa 13 settimane consecutive di vacanza estiva. È chiaro, l'estate in Italia è bella, non è l'estate scandinava, ma io immagino nel mio futuro i miei figli che possano avere anche d'estate una formazione permanente, uno per garantire anche a chi lavora, a me e alla mia famiglia, di poter avere insomma l'occupazione senza dover preoccuparsi di mandarli ai centri estivi di qua, che sono bellissimi i centri estivi, per carità, ma però è da affiancare all'attività ricreativa del centro estivo un'attività educativa più soft, più leggera. Mettiamoci qualche gioco di gruppo, qualche gioco delle regole cosiddette del gioco comunitario, ad esempio qualcosa sulla cittadinanza, sulla Costituzione. Non vogliamo metterli nei programmi scolastici durante l'anno? Mettiamoli in quei 3 mesi d'estate. Magari ridotto, magari solo la mattina, un paio d'ore, ma mettiamoli. Perché adesso io dico basta ai 3 mesi di vacanza, che sono sempre stati visti come i ragazzi si distraggono, poi sempre quei 3 mesi diventano 4 o 5, perché poi la ripartenza, no, i ragazzi sono ancora un po' con la testa in vacanza. E insomma si inizia a novembre, in poche parole, dai, a lavorare. Diciamo che dai, alla scuola di mio figlio si inizierà dalle 8:30 alle 11:30. Quindi per una settimana, quindi questo dal 14 l'asilo, sì, è dal 14, in asilo, sì. Okay. Però insomma ha già fatto l'inserimento, quindi però è vero che poi si prolunga, no, il tutto. Poi, è vero, mi rendo conto che è una scelta anche politica, io mi espongo su questo punto, ma è chiaro che le opinioni possono essere contrastanti, dire no, alcuni possono dire no, abbiamo già i figli tutti questi mesi a scuola, vogliamo averli un po' in famiglia, certo però infatti io non pretendo
pretendo che ci siano orari scolastici, ma almeno quel paio d'ore la mattina, che magari non è così produttiva. Soprattutto in questa situazione, no, di uscita dal lockdown, magari almeno il mese di giugno, forse sono stati sei mesi in cui io, rispetto al lavoro dei docenti, i tre mesi che hanno fatto comunque teledidattica, ma non è la stessa cosa, lo dico io da universitario, che insomma mi sono reso conto con un'altra maturità che è difficile gestire questo rapporto, figuriamoci. È particolare, insomma, che venga da un ragazzo giovane, non magari dal vecchio brontolone, no? Questo appello. Allora, dobbiamo fermarci per la pubblicità, però vedo che c'è una telefonata, allora vediamo se riusciamo a sentirla al volo. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei e al suo ospite, adesso vi lascio andare in pubblicità. però visto che abbiamo un esponente dell'area così di centro-sinistra, di Italia Viva, sì. Io vorrei proprio, trovo la persona proprio indicata, vorrei fare alcune domande, due per la precisione. Sì. Adesso tutte tutti gli appuntamenti giornalistici, le trasmissioni televisive, radiofoniche, tutte ci stanno bombardando su tutte le varie problematiche della scuola, del Covid, il Covid. Quindi è stato monopolizzata la tematica in questi momenti sui media. Però così io sono un curiosone, uno che ha la memoria un po' più lunga, insomma, io volevo sapere se sa qualcosa, se c'è a dirci qualche ragguaglio, qualcosa, perché è una cosa interessante, gustosa, di Palamara. Si sa qualcosa di Palamara, come è finita? Che cosa c'è? E oltre a questo anche Bibbiano. Bibbiano non se ne parla più, risolto tutto. Tutto bene, io voglio sapere queste due cose così perché magari dai, mi interessavano, sarò l'unico probabilmente, chiedo scusa, ma però Pagliamare e Bibbiano erano due cose interessanti, così poi torniamo ancora a parlare di Covid per cortesia perché proprio è una cosa bellissima, però Pagliamare e Bibbiano. Allora, grazie a lei e buona giornata, e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra poco. Ecco. Bentornati in diretta Sveglia Trieste, allora ancora in compagnia di Dejan Tic di Italia Viva che risponde alle vostre telefonate. Prima il signore che ha telefonato prima appunto faceva due domande provocatorie, insomma era chiaro l'intento di così un po' buttarle in polemica su casi Palamara e Bibbiano, casi molto discussi insomma un po' di tempo fa, di cui adesso si sente meno parlare perché sono tornati più alla ribalta altri argomenti, no? Ma allora sul caso Palamara in generale del CSM io chiedo una cosa, è necessario veramente agire con responsabilità proprio anche di proprio valoriale. La giurisprudenza e la politica sono due ambiti in cui c'è la divisione dei poteri, no? Quindi c'è il potere esecutivo e legislativo affidato appunto specialmente al governo e al Parlamento e poi il potere giudiziario che è affidato alla magistratura. Queste cose dobbiamo riportare profondo rispetto per tutte queste figure che rappresentano i vari poteri e non andare a fare discorsi, lo dico veramente fuori luogo, su contaminazioni che sono state fatte anche in questi anni, in questi decenni, appunto di contaminazione tra magistratura e politica. È chiaro che siamo umani e ciascuno di noi magari può avere un'idea sulle cose, ma io confido e mi affido sempre alla professionalità di una e dell'altra parte per la divisione dei poteri. Quindi sul caso Palamara dico che la magistratura indaghi, che faccia le sue valutazioni, ma io avrò sempre fiducia nella magistratura e mai io come esponente politico mi permetterei di mettere in discussione un altro potere dello Stato, perché io lì non ho competenza e non ho diritto di parola su quell'aspetto lì. Poi su grandi tematiche ne possiamo parlare, ma lì bisogna fare sempre molta attenzione quando si parla di un altro potere dello Stato, perché anche loro potrebbero, no, poi invece dire altre cose contro invece l'altro potere, magari il potere legislativo. Quindi ecco, volevo mettere chiarezza su questo. Poi sul caso Bibbiano, io credo che sulla pelle dei bambini non si debba fare strumentalizzazione politica, è il PD, è i 5 Stelle, è la Lega.
su morti, dolori, sofferenze si deve sempre portare rispetto, è meglio tacere, meglio un silenzio rispettoso che iniziare poi a sempre fare questa cosa politicante di ma di chi è la colpa, come se effettivamente singole persone, esponenti di partiti avessero fatto quegli atti. Quindi cerchiamo un attimo di recuperare la lucidità su questi argomenti. Allora, sì, è una bella espressione giusta quella di recuperare lucidità, insomma, su certi temi e di soprattutto non strumentalizzarli a fini di polemiche politiche, questo sicuramente no. Una telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? C'è qualcuno in linea? Pronto, pronto? Terribile, scusate. Allora, vediamo se riusciamo a parlare con il nostro telespettatore o telespettatrice. Pronto, buongiorno. No, non ce la facciamo. Allora, vediamo se. Eccoci, sì, come... Eccoci, buongiorno. Ho sentito una signora. Si sente poco. Bello? Sì, buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, sono la signora Teresa. Vorrei ringraziare ringraziare l'ospedale del Garofano e dell'ospedale ginecologico che sono una signora disabile e mi hanno aiutato moltissimo perché ho fatto un piccolo intervento e sono stati molto gentili, molto carini verso di me e vorrei tanto ringraziare il dottore e anche l'infermiere perché una persona disabile mi hanno aiutato moltissimo. Bene. Grazie di tutto cuore. Grazie a lei per averci concedendo davvero volentieri di fare questo ringraziamento pubblico al personale appunto del Burlo per questo intervento, insomma in generale per il loro lavoro preziosissimo. Grazie signora, buona giornata e ci fa piacere anche che sia andato tutto bene. No? Assolutamente. Una bella telefonata, quando arrivano questi tipi di ringraziamenti li passiamo sempre molto volentieri. Poi la gratitudine non è così comune, infatti, essere grati è una bella cosa, insomma. È una bella cosa, davvero. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, posso dire una mia opinione? Certo, come no? No, volevo dire a questo ragazzo, molto carino, soltanto una cosa. Sì. La storia di Viviano. Non si deve nascondere queste cose. Questo deve venire ogni giorno battuta e parlata da tutti voi giornalisti. Per mettere in evidenza questi disastri che hanno fatto. Questo è una cosa criminale, veramente. Certo, non nasconderle, quello che diceva lui, non usare strumentalmente, no, per fare dibattito politico. No, assolutamente. Però i giornalisti, non solo voi, ma di tutta Italia, devono parlare per tenere in memoria di questi fatti, perché ci sono altre cose ancora più brutte. La ringrazio signora Bondarella. Grazie a lei, grazie, buona giornata. È verissimo, insomma, quello che dice la signora, non va taciuto, no, assolutamente, solo non ci si deve giocare sopra, insomma, no, infatti quando noi sentiamo che manca il rispetto per le vittime, lì secondo me è il segnale. Sempre rispetto per la situazione, quindi giusto richiamarlo. Poi volevo dire alla signora, è chiaro che succedono così tante cose, no, al mondo, e quindi anche i giornalisti immagino che devono comunque stare dietro anche alle notizie, però devo dire la verità che a livello mediatico, insomma, c'è stata un'attenzione in quei mesi importante, anche purtroppo invece questa volta strumentale, da parte della politica che ha insistito, soprattutto una parte politica ha insistito perché, diciamo, la cosa venisse spostata dall'ambito delle persone all'ambito della politica, con quello è sbagliato, però sulla questione che è un fatto di cronaca gravissimo, è giusto indagare ma qui la magistratura sta già agendo, e poi qualsiasi persona che ritiene che questa cosa debba rimanere alla luce, sta anche alle singole persone poi comunque continuare a diffondere notizie, quelle vere e quelle non strumentali, e fare sensibilità, insomma, sul tema. Allora, un'altra telefonata, vediamo se facciamo in tempo prima della pubblicità. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Sono io in linea? Sì, buongiorno. Sono, buongiorno. Auguri di cuore al signor Dejean per la sua prossima laurea. Grazie.
Vorrevo fare un riassunto un po' di email, telefonate, eccetera. Sì. Che l'emergenza Covid io la rispetto moltissimo, perché non c'è una persona al mondo che ha una risposta precisa di come affrontare questa crisi. Mm-hmm. E infatti è stato molto strumentalizzato questa situazione, tristemente e senza rispetto, dall'opposizione italiana, di un governo che è stato lodato dalla stampa estera, da diversi paesi, e che ha fatto sicuramente anche errori, però ha fatto anche molto bene. Certe sparate, specie a livello regionale di Federica, le trovo fuori luogo, davanti a una situazione che sta portando alla morte, che sta sconvolgendo la cultura, il modo di vivere, e che forse è tempo anche di avere l'intelligenza di ripensare a un modo di vivere diverso. A livello locale sono d'accordo con diverse altre telefonate o email che c'è un'assoluta mancanza di controlli da parte delle autorità del comune di Trieste. E ci sono purtroppo ormai moltissime persone, luoghi, negozi dove la mascherina non viene usata. Ho il naso scoperto sugli autobus e le notti riaprono le scuole. E come non avere la mascherina? E altre città, c'è stato un servizio di TG1, assumendo volontari usando guardia giurata, li stanno facendo questi controlli, quindi si possono fare. Un'ultima cosa riguardo alla bellissima idea di continuare uno studio durante l'estate, che apprezzo moltissimo, una realtà però mi dice che tristemente anche c'è una risposta giovanile, negativa a questo. Io 2 anni fa mi ero offerto un'estate intera di insegnare Have Fun While Learning English a una parrocchia dove hanno circa un 40 liceali. La risposta è stata zero. Io d'estate non voglio studiare. In realtà l'idea di Dejan è bellissima, bellissima. Grazie. Grazie a lei, grazie, buona giornata. Allora, dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, risponderemo magari subito dopo a questa breve pausa. Bentornati in diretta Sveglia Trieste. Allora, il signore prima che ha telefonato, insomma, ha parlato di questa idea, no, di cui parlavamo prima, di fare delle lezioni anche durante il periodo estivo, magari in forma diversa. Il signore ha portato la sua esperienza su questo. Voleva replicare qualcosa al nostro telespettatore? Sì, io ringrazio il telespettatore perché pone una tematica giusta, nel senso che i ragazzi, chiaro che se noi adesso uscissimo dagli studi Tele 4 andassimo a domandare ai ragazzi tra i 14, 17, 18 anni, è chiaro che forse le risposte sarebbero diverse in termini di età, ma questo cosa significa? Che più si cresce, più dopo si acquisisce consapevolezza che lo studio non è tanto faccio la preparazione per quella singola prova e poi ciao a tutti, ma che poi ha un riscontro bellissimo nelle discussioni, nei dialoghi e nella comprensione del mondo. Cosa voglio dire? Voglio dire che sta ai politici anche capire cosa è il bene per una comunità, e io ritengo che sia bene per una comunità iniziare a capire che durante l'estate è importante una formazione permanente. Magari i ragazzi all'inizio mugugneranno, come mugugnano quando devono andare a scuola durante l'anno, ma mano a mano che si inizierà a, se questa cosa avverrà e spero il prima possibile, diventerà una cosa sistemica e strutturale, ecco che alla fine diventerà normalità, come è normale comunque andare a scuola ogni mattina. E il lockdown ci ha fatto capire che cosa? Che comunque l'ambito scolastico è un ambito apprezzato dai ragazzi per la comunità che c'è lì, al di là poi, sì, chiaro, delle materie, delle lezioni, delle verifiche, eccetera.
ma è il fatto della comunità. I ragazzi hanno bisogno di stare insieme in un luogo in cui... Ma pensate che bella che è la scuola, no? È una frase bellissima che dice: la scuola è quel particolare luogo in cui dona senza chiedere niente in cambio, no? Dona una ricchezza incredibile che è la conoscenza, certo. E che i ragazzi magari non si rendono conto subito adesso, ma che dopo dà una ricchezza in più in tutti gli ambiti relazionali. Allora, casualmente insomma, è comparsa questa pagina, credo di Repubblica, e forse un po' più di scuola magari eviterebbe anche questi fenomeni assurdi, sballoris, mito dei soldi, questa gang di sbandati, no? La chiama così insomma, il titolo di Repubblica. Poi se faccio un commento, se posso fare un commento, è curioso sempre che queste gang siano costituite da ragazzi, uomini fondamentalmente, che anche hanno bisogno di ostentare la forza. Sì. Ecco, credo che si debba lavorare molto anche qui, perché c'è una grande tematica di cui io mi sto occupando, che riguarda il fatto di come appunto l'immaginario, i modelli a cui noi ci affidiamo, hanno un'influenza ancora maggiore adesso con l'avvento dei social network. Ci sono dei ragazzi che, le vedevamo anche quelli che hanno aggredito Willy, il povero Willy, che si ispiravano a dei modelli ben precisi, tanto che erano molto simili l'uno all'altro, tatuaggi, muscolosi, dovevano ostentare la forza. Però c'è anche un problema, che questi modelli maschili violenti che sono presenti creano queste situazioni, ma al tempo stesso riflettiamo anche sui modelli invece che stiamo proponendo femminili. Io, devo dire la verità, faccio sempre molto fatica a trovare donne coinvolte anche nella giovanile politica, nell'attivismo un po' più anche, diciamo, anche di esposizione mediatica. Questo non voglio dire che le donne e le ragazze non hanno coraggio ad esporsi, ma voglio dire che, e io ho riscontrato nelle diverse associazioni di cui faccio parte, che l'attivismo femminile è bellissimo ed è molto importante, ma è presente soprattutto in associazioni di promozione sociale o comunque associazioni che agiscono per il sociale, ma che poi non emergono alla luce. Questo forse è un problema un po' trasversale. Le donne fanno molto, le ragazze all'università sono più brave di noi maschietti molto spesso, ma come si dice, no? Sono brave ma non lo dicono. Però questo porta a una differenza anche nell'immaginario collettivo. Gli uomini ostentano la forza, l'essere in scena, le donne sono ancora un passo indietro. È ancora un problema reale, soprattutto qui in Italia, ma in generale è trasversale. È vero, in particolare insomma, qui da noi e in qualche altro paese. Insomma. Allora, intanto ci proponevano anche un servizio su una rissa che è andata in scena, credo, in questa settimana, tra ragazze proprio, però credo ci sia una telefonata in attesa. Allora, non so se prima riusciamo a sentirla. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. E cosa vuole che le dica? Sentivo queste ultime, sono ragazzi da 14 a 18 anni, giustamente se gli proponi andare a scuola anche d'estate, insomma, torcono il muso, anche quelli più piccoli. Sicuramente la socialità deve essere data dalla famiglia, deve essere data dallo sport, dai ragazzi stessi, in quel periodo che non è dedicato alla scuola. Costringerli ad andare a scuola sarà una roba, un'esperienza bellissima, ma il signore, io vedo un ragazzo, insomma, un ragazzo maturo può fare questa scelta, ma un ragazzino, adesso vedo Willy qua che ci state mostrando, povero ragazzo, ma un ragazzo di quell'età la socialità la cerca con gli amici, la cerca nello sport, la cerca nella spesa e la testa delle vacanze estive. Quindi questa grossa necessità di portare a scuola anche d'estate bambini e ragazzi, insomma, non la vedrebbe, insomma, incredibile. Non è d'accordo. Volevo dire prima una cosa: il potere politico, potere giudiziario, magistratura, Palamara, si parla di Palamara proprio perché il potere giudiziario ha invaso quello politico, quindi ottima la riflessione del suo ospite, e c'è stato proprio questo il problema, che il potere giudiziario ha invaso quello politico, e quindi ecco che si parla di Palamara che non ha rispettato la sua sfera di potere e ha sconfinato nell'altra, con intercettazioni dove si parlava, non so, del Salvini che dice anche con le giuste ma dobbiamo attaccarlo, quindi precedentemente probabilmente con Berlusconi, e quindi un
la magistratura marcia, ha invaso il potere politico, marcia anche quello magari, però insomma chiaro. Così è stato. E volevo anche un commento del suo ospite sulla visita in regione del ministro dell'interno Lamorgese qualche giorno fa, che a mio avviso, lo dirò senza essere volgare, ha assomigliato a una puzzetta nello spazio. Grazie e arrivederci. Allora, grazie a lei, buona giornata. Mi sono perso l'ultima frase. Anch'io probabilmente c'era qualche cosa che non andava perché l'ha anticipato, insomma, immagino fosse critico, insomma, ecco, verso questa visita. Sull'ultimo punto, allora, partiamo dall'inizio, ho già fatto l'intervento. Io sono d'accordo con l'ascoltatore, nel senso è giusto condannare le situazioni in cui i vari poteri si contaminano. Quindi su quello assolutamente. Io non posso mettere voce in capitolo su una questione molto delicata che riguarda appunto le correnti all'interno, le presunti correnti dentro del CSM, una cosa troppo grande. Ma io dico una cosa, nel mio piccolo io rispetterò sempre la divisione dei poteri. Quindi se io adesso faccio attività politica e quindi sono il potere, diciamo, che ambisce, diciamo, ad essere potere legislativo o esecutivo, rimarrò nella mia sfera di competenza. Mai mi sentirete mettere bocca su una sentenza dei giudici. Poi lì ci potrà essere una riflessione più ampia se ci saranno chiari casi, insomma, di... Però se non giochiamo a queste regole del gioco, diventa difficile poi andare a fare appunto le attività che i vari poteri vanno a fare. Altrimenti se mettiamo in discussione tutto... Mettiamo in discussione tutto il sistema su cui si basa la nostra società, quindi non è possibile. E poi invece sul punto della Lamorgese, io vorrei sottolineare una cosa. Nel 2016 20 migranti vennero ospitati dalla parrocchia di Aquilinia, nella struttura appunto vicina alla scuola media. Ci fu grande contestazione delle madri, dei bambini, che ritenevano una cosa insicura ospitare queste persone vicino a una scuola. Io volevo dire una cosa, lo dico qua in televisione. Io sono stato a fine 2016, in quei mesi in cui le persone erano, in quei pochi giorni in cui le persone erano ospitate, io sono stato all'interno di quella struttura. Lì io ho cenato con quelle persone, con quelle 20 persone che alcuni hanno dipinto come criminali e persone che avrebbero aggredito dei bambini. Io ho cenato con loro, sono persone dalle storie più diverse, del Pakistan, del Medio Oriente, ma sono persone che hanno una storia come noi, quindi quando noi parliamo di persone, non parliamo di numeri, ciascuno di noi ha una storia come anche loro. Io lì ho cenato con loro e se non ho avuto, diciamo, io problemi ed ero proprio dentro chi potrebbe definire la tana del lupo, vi dico che lì c'è stata una strumentalizzazione vergognosa, poi i migranti sono stati spostati, ma il punto è questo, per non uscire dal tema. Io non so nello specifico le decisioni a livello di Ministero dell'Interno, di Regione, sui pattugliamenti tra Italia e Slovenia, ma sappiamo benissimo, e diciamocelo negli occhi, che è impossibile un pattugliamento continuo e costante e lineare su tutto il territorio del confine italiano tra l'Italia e la Slovenia, perché il Carso è fatto da mille sfaccettature, da doline, da zone rocciose, quindi come è possibile immaginare una linea continua? Sapete qual è l'unico modo per immaginarla, che io condanno clamorosamente quella visione? È il modello Trump. Mettiamo un muro in modo tale che ci sia un muro di cinta tutto intorno. Ma immaginate una persona che vuole andare a camminare, come facevo a volte anche che vado in bici, tra Italia e Slovenia. C'è una bella limitazione anche proprio delle libertà. Quindi attenzione quando si parla di ok, mi trincerò per evitare che strane persone entrino dall'esterno. Bene, ma allora anche tu, dopo, per andare in Slovenia, dovrai accedere a particolari valichi. Chiarissimo. Allora, ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Ci rivediamo subito dopo, fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, siamo in compagnia di Dejan Tic di Italia Viva, che risponde alle vostre telefonate, alle vostre mail. C'è una telefonata già arrivata alla nostra redazione, allora sentiamola subito. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Sono Franco da Udine. Siamo arrivati al punto di fare non si può, vedere non si può.
agire non si può, allora cosa facciamo? Licenziamo tutte le nostre forze dell'ordine e via. Ma sul caso, se no, cioè, se, come mai? Ma almeno facciamo una prova a vedere, vedere se riusciamo a ridurre questi, queste invasioni. Non lo so, io non riesco a capire, non si può. Li aspettiamo in prefettura, ma che discorsi sono li aspettiamo? Come se io facessi una corsa in città a 100 all'ora, poi mi aspettano in prefettura per fare la multa. Ma non riesco a capire, non riesco. Una. Due, il sindaco e Federica, eccetera, no? Sì. Dovevano mettere con le spalle al muro la Morgese, visto che hanno tanta politica dietro, c'hanno anni e anni e anni. Invece abbiamo bevuto, han bevuto di quello che diceva la Morgese, non lo so. I tre, Federica e tutti gli altri della giunta, han votato per l'apertura delle discoteche, ma un'apertura regolare, 200 minimo, cioè massimo 200, non 2000, 3000. E dai, non diamogli la colpa a Federica se le cose sono andate male. Han gestito male il numero dei cosi. 4. La scuola, se paghiamo i professori eccetera, perché non facciamo come gli operai che vanno al lavoro tutto l'anno, un mese di ferie, agosto e basta? Facciamola anche ai bambini così, perché altrimenti dove li mettiamo i bambini quando le mamme lavorano? Dai, ma i bambini adesso dicono che gli manca l'amichetto, gli manca questo, e in 3 mesi, 4 di stare a casa non gli mancava prima l'amichetto, solo adesso. E i giornalisti, giornalisti, come diceva Funari, ci sguazzano dentro, gli amichetti vogliono i loro compagni, gli amichetti vogliono tornare a scuola. Fino adesso era un discorso, no, non vado a scuola che te non mi piace. Non è proprio così il discorso, Franco, e gli amici, gli amichetti mancavano perché proprio non li potevano vedere, no? Durante il lockdown. Mentre durante le vacanze normali si possono rincontrare assolutamente anche poi, fuori dalla scuola. Ecco, se posso da politico, allora dopo risponderemo a tutte le domande. Una battuta, sì. Intanto lo dico da politico rispetto per i giornalisti, quindi non giornalai. Ecco. Giornalai sono coloro che vendono i giornali, okay. Produzione dei giornalisti, e questo signore si informa tramite l'attività dei giornalisti, un'attività a tempo pieno, forse anche più di tempo pieno, nel mio piccolo vedo perché collaboro con un blog online, quindi rispetto per la categoria, perché senza di loro noi non avremmo saputo cosa stava succedendo nel mondo, quindi primo. Secondo, e vado a ritroso, quindi la questione della scuola, io sono d'accordo in parte con il telespettatore, cioè in un momento in cui fasce della società, persone, professioni hanno fatto oltre il loro contratto di lavoro che era richiesto, hanno dato le ore, il sangue letteralmente, abbiamo visto le immagini dell'infermiera purtroppo che è collassata sul posto di lavoro, e il grande sacrificio che è stato fatto nei mesi di lockdown. Ecco, io ho scritto una cosa sul blog in cui appunto lascio alcune riflessioni nero su bianco. Ho detto, io mi sarei aspettato che anche un'altra parte della popolazione, ovvero gli insegnanti, che hanno già fatto uno sforzo anche loro, assolutamente, che riconosco durante il lockdown, ma che facessero uno sforzo anche per immaginare qualcosa dopo la riapertura delle varie attività, ma non della scuola. Era necessario che anche gli insegnanti non affrontassero queste vacanze estive come qualcosa che era dovuto, perché le vacanze estive, io torno a dire, erano da gestire meglio, perché i bambini sono stati lasciati alle famiglie dopo che si è tornati alla normalità. E faccio ancora una riflessione. Vorrei sottolineare che a Pasqua ci sono state le vacanze di Pasqua. A Pasqua eravamo in pieno lockdown. E cosa significava le vacanze di Pasqua? Beh, semplicemente che invece di alzarsi la mattina, aprire il computer e seguire la lezione, ci si alzava la mattina, si apriva il computer e si guardava altro. Quindi le vacanze di Pasqua sono state, e lo dico qui, mi assumo la responsabilità, le vacanze di Pasqua, salvo ovviamente domenica di Pasqua, che è giusto anche per chi crede, chi partecipa, mi pare che la messa veniva appunto per radio, veniva data. Anche per TV, ma facevamo anche il ponte di lunedì e di martedì, o comunque questo ponte,
non l'ho ritenuto legittimo, perché non era giustificato da un ok, la vacanza di Pasqua, abbiamo domenica e poi con la famiglia restiamo, con la famiglia siamo rimasti insieme tutte quelle settimane. Non ho veramente apprezzato che appunto si sia lasciato chiuso il PC o non si siano fatte lezioni per il ponte di Pasqua quando eravamo tutti in lockdown. Ecco. Chiaro, quindi insomma secondo lei andava gestita meglio. Che impressione ha di questa ripartenza adesso? No? Il 14 ripriranno tutte le scuole, ci sono tanti dubbi ancora non chiariti, tante speranze ma anche appunto ansie da parte delle famiglie, da parte di chi lavora, una ripresa non facile, anche se ci sono dichiarazioni di ottimismo da parte sia del governo che insomma di esponenti politici. Ma è giustissimo essere preoccupati, soprattutto io parlo di questo argomento con grande rispetto, perché io immagino, non posso immaginare, ma posso solo dire che pensando ai drammi che ci sono stati in alcune regioni d'Italia, noi qui siamo stati tra virgolette fortunati, sì, anche se comunque ci sono state le morti, ma parliamo di situazioni in cui i bambini e le famiglie hanno perso nonni, parenti, zii. Quindi io capisco la preoccupazione del giusto, che si faccia attenzione massima, perché i bambini possono essere, per fortuna loro, diciamo, non hanno il tasso di mortalità del virus per le fasce giovani è ridotto, però possono essere portatori, e sappiamo che in Italia ci sono famiglie che vivono anche con i nonni, anche, quindi l'attenzione deve essere massima. Cosa preoccupa però a me? A me preoccupa che a me preoccupa come si gestiranno i casi di positività all'interno delle scuole. Voglio dire, un ragazzo viene trovato positivo, cosa succede alla classe? Cosa succede all'istituto? Non è ancora chiaro, il periodo di quarantena sarà di 7 giorni, sarà di 14, la Francia l'ha ridotto a 7, l'OMS ha detto però attenzione, non è prudente. Questo sarà la preoccupazione, perché io temo, adesso non voglio lanciare, ovviamente, certo, però non voglio fare l'uccellaccio del malaugurio, ma con una situazione di incertezza e con un possibile panico che potrebbe generarsi nel momento in cui i casi continuano, il trend è gradualmente positivo. Certo. Io non vorrei che già dai primi giorni, dalle prime settimane, si portino alla chiusura di diversi istituti e che poi non si ripensi proprio, purtroppo, a una nuova chiusura delle scuole. Io mi auguro di no. È chiaro che lo strumento della mascherina può essere lo strumento necessario per la tutela, secondo me ce la faremo e rimarremo in presenza comunque. Benissimo, quindi questo insomma ce lo auguriamo davvero, davvero tutti. Abbiamo una telefonata, la sentiamo subito, poi leggo anche una segnalazione che ci è arrivata via mail. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, una domanda al suo ospite. E cosa ne pensa delle violenze su Salvini, specialmente la prima, di quella persona matta, che non era altro che una matta, che sarei di ricoverarla, e su quelle due, cosa ne pensa lei che è contro la violenza? Mi dica lei, sì, va bene, se non sarebbe di dare a tutti la multa. Questo domando io. Grazie signora. Grazie, allora, una domanda giornata precisa sul caso, insomma, sui casi recenti, no, che hanno visto coinvolto Salvini. Allora, sulla violenza, sì, fisica e sulla violenza verbale, io faccio una condanna assoluta. Per i politici in particolare, una condanna sulle parole che vengono utilizzate. Quindi ci sono due tipi di violenza, e volevo rispondere alla signora. La violenza fisica, da condannare assolutamente, la violenza verbale, da condannare assolutamente. Salvini è stata vittima di violenza verbale e fisica, da condannare quel gesto. Ma io lo dico da politico e da persona che può anche esprimere questo giudizio anche sull'operato di un politico, quindi non un giudizio personale, ma un giudizio su come questo politico si è espresso. Salvini ha utilizzato e utilizza in determinate situazioni violenza verbale. Io ricordo che Salvini ha portato una bambola gonfiabile dicendo che quella era appunto, o alludendo che quella era Laura Boldrini. Salvini continua a utilizzare parole clandestini, etichettando etichettando persone che diciamo vengono da un altro paese e che possono essere migranti regolari o irregolari, quindi sia la responsabilità sempre si chi fa violenza fisica, ma anche chi fa violenza verbale. E per ultimo vorrei sottolineare, Salvini è stato, diciamo, contestato, ecco, in Campania. Volevo sottolineare che c'è un video che testimonia Salvini che canta con i suoi membri della Lega. Senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani.
sono colerosi, terremotati, eccetera, non vado avanti perché mi trattengo. Quindi io non so se le persone si ricordano dei Salvini che era prima. Salvini adesso fa il piacione al sud, ma insomma ci vuole una bella faccia tosta. Allora, un'altra telefonata subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno, volevo dare un'idea per questi confini. Forse il ragazzo non si ricorda perché magari è troppo giovane, ma fino a quando c'era la Jugoslavia, su tutti i nostri confini c'erano 10 metri di terra pulita che dava il confine dall'Italia alla Slovenia. Non si poteva ripristinare di nuovo una pulizia come era del vecchio confine, mettere delle lampadine, delle luci con qualche telecamera che può segnalare alla pattuglia più vicina da quel punto passa qualcuno? Capito, quindi è anche una questione di come vengono tenuti i confini, secondo lei. Sì, insomma. Perché una volta, se voi vi ricordate, c'era scritto addirittura Tito Jenas, adesso non c'è più quasi niente. Sì. L'asse si ripulirebbe tutto e dove c'erano i cippi verrebbero messe delle luci, delle colonne, quelli sono i punti che passano. Bene o male, le doline sì, ci sono prima, ci sono dopo, ma per quella linea confinaria devono passare, perché là mettevano i soldati slavi che fucilavano le persone che volevano scappare dalla Jugoslavia negli anni 80. E lo sappiamo tutti chi ha una certa età, forse il ragazzo non lo sa perché avrà 30 anni, 27, quanti ne so. Ma se funzionava per i slavi fino prima degli anni 80, non vedo perché non può funzionare ora. Capite. Capisce? E chiaro. Seconda cosa, si mostravano la cosa dei banchi che li hanno cambiati perché non andavano bene. Io ho visto i banchi nuovi, io ho visto i banchi che mostravano ora per i telegiornali che hanno buttati via. Praticamente erano gli stessi banchi, solo che sotto cambiava il poggialibri. Questi nuovi sono con la retina tipo quelli del supermercato di ferro e gli altri erano fissi. Giusto? Non si poteva smontare e cambiarli, non spendere tutti quei soldi che hanno speso per fare altre riparazioni molto più importanti? Chiaro, anche sull'operazione. Cioè, la gente non pensa come può spendere i soldi o vengono spesi così, boom. Chiarissimo, grazie, buona giornata. Insomma, il signore propone per la soluzione dei due problemi, insomma, una messa a punto diversa da quella che viene effettivamente adottata. No? Sul discorso dei confini, insomma, sarebbe un po' un tornare indietro, però. No? Allora, intanto ringrazio il signore che mi ha dato più anni, ho 23 anni e ovviamente io sono nato dopo dopo la guerra dei Balcani, fondamentalmente c'era ancora il Kosovo che dopo è stato bombardato, ma la Serbia è stata bombardata, ma non ho vissuto quei momenti, ma li ho studiati e io non vorrei tornare a quei momenti lì. Ricordo ai telespettatori che adesso abbiamo una cosa bellissima che si chiama Schengen. Noi possiamo andare in Slovenia, io posso prendermi, l'ho fatto con un mio amico, andare con la bici, varcare uno dei N valichi, insomma con le vie anche secondari, e andare a farmi il bagno a Capodistria, a Isola, e tornare a casa. Io posso andare a fare una camminata per i boschi e accedere e mettere piede sul suolo sloveno, basta avere l'accortezza di avere la carta d'identità con sé. Io non credo nella soluzione dei lampioni, più che altro perché i migranti, penso che dopo il passaparola sia rapido, e nel momento in cui si individuano dei luoghi in cui mettere telecamere e lampioni, per esempio immaginatevi, di notte i lampioni sono facilmente individuabili, a meno che non si mettano delle telecamere notturne, ovviamente. E quello poi sul fatto della... non ho capito quello che c'era, strada sterrata tra un confine e l'altro, ecco, io dico, siamo in un'altra epoca, adesso l'Europa sta togliendo i confini, l'unica cosa che non ha tolto è i vari stati che sono ancora lì, e quindi Dublino implica che il primo stato in cui un migrante mette piede europeo, in realtà dovrebbe essere la Croazia, dopo dovrebbe essere la Slovenia, dopo dovrebbe essere l'Italia, dovrebbe registrare questi migranti.
c'è un problema anche di coordinamento europeo, ma questo non lo faccio una questione di confini, faccio una questione che deve essere dibattuta a livello europeo, perché l'Europa bisogna finalmente agire, sembra uno slogan elettorale, ma è così, perché nel momento in cui la Croazia non registra le persone e ci arrivano qui in Italia, noi non dovremmo indignarci con i migranti che sono arrivati qui irregolari, dovremmo dire: Croazia, perché tu non hai registrato queste persone? O ancora di più, Croazia, so che c'è un impegno molto gravoso a registrare tutte queste persone, anche noi ci lamentiamo, lottiamo insieme per portare questa istanza a livello europeo. Ecco, la Lega, vorrei ricordare, che è tanto fautore di questa cosa, e il gruppo parlamentare, o comunque gli esponenti della Lega, molti sono in Parlamento europeo molto inattivi su questo tema, e Salvini stesso, quando era ministro dell'interno, ricordo, ha partecipato a quasi nessun meeting europeo sulla questione dei migranti, sulla questione della revisione del Trattato di Dublino. Quindi, insomma, su questo direi che bisogna essere coerenti. Una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, quasi Gianni che parla. Buongiorno. Gianni, buongiorno alla dottoressa e buongiorno al signor, con tanti auguri per il suo impegno politico, anche se meno la penso come lei. Le dico subito, però vedere un giovanotto che si impegna per la società è sempre, sempre bello. Voi avete avuto grande fortuna perché avete potuto andare a scuola, ma come io ero piccio, io era la guerra e mi non sono andato per 2 anni a scuola e quel mi ha mancato tantissimo, perché dopo il terzo anno sono andato in terza elementare. La guardi, è terribile, perché ancora adesso mi stavo confondendo con certe parole, certe robe. Non sono in drio con le carte, penso almeno, perché ho 86 anni, dunque se non altro, se sono ignorante con esperienza. Volevo dire una piccolezza adesso, non voglio toccare temi dolorosi, perché quei dei migranti sono dolorosi, per chi che va via, per chi che viene, e se tante robe, non si può liquidare solo in una frase. Ma volevo dire, ieri sera il dottor Avarino ha intervistato il sindaco, una signora poco prima, mezz'ora perché mi dice casca il telefono, era terribile, allora... E tanto è vero che avevo pensato, lasciate ogni speranza voi che telefonate, ma questo è monade mie che dico. La signora praticamente la diceva una sicumera del sindaco, invece il sindaco era solo entusiasta e mi ricordo e che diceva sì, pensa al futuro, ma il vero politico devi pensare il futuro, solo il vero politico può sentare il futuro, perché se no c'è campagna elettorale e c'è tutte queste altre robe. E adesso dico una piccolezza, se a qualche donna non che piazzi, non che piazzi di piazza, perché anche lì avevo contrasti con lui, no? Per via delle fontane e tante robe di Trieste, ieri sera e il sindaco in quella posizione che gli era, ripreso come che gli era, e gli era preciso d'Umberto Saba. Il signor sa chi che è Umberto Saba, e c'è un ritratto di Bolafio, del pittor Bolafio, sì, che ritrae Saba, che avrà avuto 30-40 anni. La guardi, e c'è preciso. Con questo, perché mi dà dietro la nota triestina dentro, vi saluto e vi faccio tanti auguri a tutti. Grazie, di qua Gianni. E di là. Grazie. L'importante è abbracciarsi e volersi bene. Arrivederci. Ha ragione Gianni, grazie, buona giornata a lei. Abbiamo solo 2 minuti perché mi hanno appena comunicato, dobbiamo chiudere il sabato, di solito non ci sono io il sabato, chiudere 2 minuti prima. Voleva dire qualcosa Gianni. E allora una battuta veloce a Gianni che molto... mi fa molto piacere e mi commuove anche, sì, che lei ha detto che mi mancava la scuola, e io sono onorato di poter essere nato in un mondo in cui ho fatto le scuole, in cui ho potuto avere un'istruzione e in cui adesso posso dare le mie idee, posso trasmettere le mie idee agli altri. Ed è per questo che io credo che il minimo che uno può fare dopo aver ricevuto tutti questi privilegi è un po' uno spirito di sacrificio. Io lo farò e quindi invito tutti a farlo, e Gianni dico
Non è mai troppo tardi per continuare a istruirsi. Il problema, Gianni, non è come... Gianni veramente lo fa non è come lei che continua... Esatto. È una fonte preziosissima di racconti sulla storia di Trieste, lui si informa sui libri proprio e poi è appassionato degli edifici, delle fontane, delle città. Gianni si informa e si istruisce permanentemente. Esatto. Ci sono persone che invece soffrono di analfabetismo di ritorno. Importante questo tema anche, parlarne in futuro. Allora ne parleremo magari una prossima volta quando rinviteremo nuovamente il nostro ospite dei Antici a tornare a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie per il momento e buon fine settimana. Grazie a voi ovviamente e un buon proseguimento a tutti i telespettatori di Tele 4. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Ci fermiamo qui e ci rivediamo intorno all'una per la nostra diretta straordinaria. Poi la nostra programmazione prosegue come di consueto. Grazie a tutti e buona mattinata.